Elixir, The New Intensity for Men by Jean-Paul Gaultier. Nurofen Caps, capsule molli che agiscono 2 volte più velocemente contro il dolore grazie alla loro tecnologia liquida. Nurofen Caps, 2 volte più veloce contro il dolore. siamo qui. Ma di già. Eccoci qua, andando si vede il Telegram di Alba. No, sì, vabbè, giusto qua. Così. Tanto. Occhio a me. Occhio al gatto. Anzi, facciamo una cosa. Facciamo tipo gigantesco, così. Ma io ho una proposta, cioè la mia proposta è perfetto. Pensavo a questo per tipo di più, non si può riempire tutto lo schermo. Ok, facciamo tipo così. aspetta. Ancora di più. Al septum. Così, va bene. Perfetto. Io la lascerei così, guarda, vedi adesso come piovono le iscrizioni. Dobbiamo fare, sai che c'è la parte, come si chiama, quella tipo animali, una roba del genere, dove puoi mettere una cam all'animale e vai live soltanto con la cam sull'animale, se dentro fanno tipo gli animali di... scusate lo sbocco, devo girare l'iPad. Comunque, benvenuti a tutti. Salve. Al nostro ospite, che ormai diciamo è casa tua anche questo canale. Sì, no, beh, oggi faccio questa cosa di farvi accomodare all'interno dei miei schermi, dei miei spazi, perché penso che dopo tutto questo tempo un po' ve lo devo, no? Non c'è un... Anzi, sono io in realtà forse che ti devo tante cose, tantissime cose. Comunque, Ren, benvenuti a questo bellissimo programma di lecchinaggio. Oggi lavoreremo sulla reciprocità sociale. Oggi il culo verrà leccato a Ren. No, scusate, detto così sono bruttissimo. Non è vero, sto scherzando, signori. No, vabbè, io sono di larghe vedute. Poi un bidet ce l'ho a casa comunque. Allora, non sei come i francesi? No. Oh no. Ma no. Direi intanto di andare a presentare il nostro ospite, il gradito ospite. Prego, Ren, presentati pure. Non eri tu l'ospite? No, in realtà sì, forse sì. Ciao a chiunque sia collegato da chissà quale piattaforma. Io sono Ren, nella vita disegno mappe e contenuti per giochi da tavola e giochi di ruolo in generale. Questa sera però mi cimento una cosa diversa, cioè disegnare umani, che non è proprio il mio top tier, però ci proviamo. Allora, io un attimo, scusami, voglio chiamare... Ma... Era il momento marchetta questo? Sì, era il momento marchetta dove appunto ora se riesco... No, che devo dire che c'è un canale YouTube, che faccio il tutorial... Sì, appunto sto riprendendo il link. Painting. Sto prendendo tempo, vai Marco, veloce. Ok. E poi anche dei reel, degli short, però non ho capito come si fanno. Cioè io metto le cose che disegno, le metto lì e poi... È questo che si fa con gli shorts, a meno che non sei tipo giga famosa. E allora in quel caso tipo li organizzi fatti molto bene, tipo mi fai i milioni e sei a posto. Non c'è più bisogno che crei ore e ore di contenuti come lo scemo che sono e... Cioè, ma la parte più bella è quella, cioè mettersi proprio a creare il contenuto, no? Non tanto... No, ormai è 10 secondi, vai, fai tipo in un giorno fai tutti i contenuti che devi fare in una settimana. Eh sì, a posto. Beh, ma quello sì, a livello organizzativo comunque è l'opzione migliore, secondo me. Proprio l'idea di preparare in anticipo quanti più contenuti possibili. Poi ovviamente la qualità le può anche risentire, non lo nego. Cioè, dovessi fare un contenuto super pensato, stretto per il ritmo che vogliono per gli short, uscirei pazza, penso. Riuscirei a farne uno al mese. Scusate il mio totale silenzio, ma io tipo niente, ho scoperto che tipo era un'altra il bozzetto, quindi basta. No, io avevo fatto un bozzetto, poi tipo le indicazioni erano tutt'altre. Ren, però non lo devi fare più buono di quello che l'ho fatto io, per favore. Puoi evitare di farlo più buono di come l'ho fatto io, perché poi me ne innamoro ancora di più, è un problema. Ma tu cosa ne sai cosa disegno io stasera? Scusami. Mamma mia. Io lo so, Marco me l'ha spoilerato perché Marco non sa tenere i segreti. dimmi. No, in realtà mi ho chiesto se poteva dare fastidio, quindi io ho chiesto come brava persona. Ok. Quindi a Natale ti devo regalare un pannolino per l'incontinenza verbale che hai. Sì, brava. Ok, e... Come lo rendo più brutto? Cioè, No, dopo fallo e via, vedi come viene. No, va. Devo farlo tipo modello di Instagram. No, non si possono fare le domande. No, il titolo dice disegna il tuo eroe e siccome si parla spesso di giochi di ruolo e soprattutto della campagna che è iniziato di recente, sì. Tra l'altro per chi si collega adesso guardate i video editati che riassumono le giocate, sono capolavoro. E piano piano sto anche lavorando sulle live intere che ho cambiato, ho messo i tag, ho cambiato le copertine, ho cambiato anche i titoli perché poi io ho un pensiero di un titolo, poi i ragazzi fanno tutto diversamente rispetto al titolo e quindi lo devo cambiare. Guarda come si lagna. Però questo è il gioco di ruolo, quindi... Ho un pelino di difficoltà nell'udire Alba, perché il volume è più basso. No? Se clippo è perché clippo, se c'ho il volume basso... Più, ormai quel problema non esiste più. Esatto, ora abbiamo il volume basso. Ma se tu clippassi, sarebbe magnifico se tu clippassi, perché arriva quel momento di scarica di adrenalina, no? Che c'è bisogno nella... lo so, ma Marco non me lo permette, ragazzi, che vi devo dire? A me dispiace, io lo so che voi siete fan tipo, dei miei acuti. 3000, cioè a me me lo dà sul rosso, ad esempio, in questo momento. Allora sono io probabilmente che devo mostrare... Posso gestire individualmente i volumi, secondo te? No, perché siamo tutti e due della stessa uscita audio. E niente, allora io continuerò a immaginarmi che cosa ha detto Alba. Che io so che siete fan dei miei acuti, lo so benissimo, ma Marco non me lo permette. Ma io l'unica cosa vorrei che non clippassi. Io voglio clippare, io non capisco perché mi devi togliere questo privilegio nella mia vita. Ormai non me ne hanno tolti tanti. Ormai non clippa più, il problema ora sta nel Twitch che decide che a un certo punto tipo sai una cosa, il tuo volume è troppo basso e tipo no, ho spaventato il gatto. Si è spaventato. Mi era successo di sentirlo non sbuffare, sì, polpetta, perché ho riguardato il VOD della giocata che io ovviamente da povera persona anziana dentro ho fatto fatica a arrivare al finale della giocata. Quindi ho pensato, vabbè, lo recupero così mi riguardo tutto. E c'era stato un paio di momenti in cui la voce era veramente alta. Non lo capisco, io sto avendo appunto anche problemi col montaggio. Perché se faccio, ad esempio, che uso il programma del... come si chiama? Non allineare i volumi, ma... portarli tutti allo stesso livello, come si chiama? Equalizzare. Equalizzare i volumi. E okay. Siccome il contenuto è molto lungo, a un certo punto tipo crea dei problemi. Non lo equalizza istantaneamente perché sembra come se dovesse riequalizzare tutto fin dall'inizio. Non capisco qual è il problema, però ogni volta che faccio dei contenuti molto lunghi e metto l'equalizzatore... si sballa totalmente. Alcune volte tipo vedi l'audio equalizzato nell'anteprima, poi lo rivedi normale, poi lo rivedi che viene equalizzato. E ho notato spesso e volentieri nelle revisioni che ci sono degli errori di equalizzazione, cioè che tipo alcune volte viene equalizzato, altre no. Poi guardo in alto a destra nella barra di caricamento e dice equalizzazione. Fa tante robe da sole quando fai contenuti troppo lunghi. Io penso che TikTok sia specializzato per contenuti brevi. Penso che si sia un po' fermato sulla questione contenuti un po' più lunghi. Parli di TikTok perché parli di software di editing che è associato a TikTok? Sì. O perché è proprio nativo? Ah, ok. No, pensavo proprio l'app. No, penso che CapCut, uscendo da lì, penso che... perché comunque CapCut non so che accordi ha, eccetera, eccetera, penso che comunque si sia specializzato nel creare i contenuti brevi, mettiamola così. Oddio, vorrei vedere in realtà, perché adesso sembra un po' che c'è questo cambio di tendenza per cui si va ad appoggiare di più i contenuti lunghi. Sì, quello sì. No, però dico proprio il programma, secondo me ancora... cioè, noto che tipo in pochi mesi ha un sacco, cioè si aggiorna continuamente con quantità di roba non indifferente, mettiamola così. Torno subito che un attimo spengo... già ci lascia. Ma stacca tutto. Anche. Stacca, non ci guarda Sanremo. Senti un po', ma... Archibald, quanti anni dovrebbe avere? Una trentina. Una? Una trentina. Ok, allora la gobba sul naso. Anche meno. Non ha gobbe sul naso. Il mio Archibald ce l'ho. Va bene, tanto a me piacciono i nasi importanti, quindi il mio personaggio di Baldur's Gate aveva un naso importante ed ero innamorata persa del naso che gli avevano fatto. Era bellissimo. Corpo 4, giustamente. Certo, ma che cazzo chiedi? È normale corpo 4? Corpo 4 tutta la vita. Okay. Che domande? Io voglio provare. Cazzo che non ho scelto il corpo 4? Voglio provare una roba. Per sbaglio per scelta. Uno dei tre prova. Vabbè, sempre se ne fa fare in culo. Però voglio provare una cosa. Se metto un equalizzatore... Perché mi pare queste prove in live? Cioè, perché non gli piace le cose quando funzionano a Marco, se non hai problemi tecnici li vuole. Ma guarda che a volte nella vita non importa come qualcosa funzioni, l'importante è che funzioni, e lì è il momento in cui devi avere la maturità di capire che non devi più toccarlo. No. Però siccome non funziona più, preferisco di fare questi esperimenti nelle live di disegno che nelle live... Perché tanto chi cazzo se... Scherzo. Gli artisti siamo cavi. Sì. Sì, gli artisti sono capi e basta, è finito. Cosa abbiamo fatto? Io sto provando... Non so, conviene il compressore verso l'alto o un equalizzatore tribanda? Tu che te ne intendi più di audio. Ma che cazzo ne so io? Ma che cazzo ne so, scusi? Ma smettila. No, non so, perché in genere giochicchiavo un po' quei filtri, le cose che avevo, però non... Un tribanda per cosa lo metteresti? Perché hai tre sorgenti? No, mi dice tribanda che c'è scritto alto, medio, basso, in realtà non so bene, perché hanno tutto equalizzatore con scritto solo equalizzatore. Ora l'unica cosa che c'è di equalizzatore è l'equalizzatore tribanda. Non so, il tribanda io lo userei più nel caso ci fosse dell'audio, quindi con evidenti differenze, no? Però penso che alla fine la parlata ha delle frequenze molto vicine in range. Ok. A patto che tu non sia proprio un baritono di quelli... Tipo... No, ma più che altro... Non so fare le bocche. No, ma più che altro è la questione di... Sempre questa qua che a un certo punto c'è il nostro audio che o è troppo basso... Che secondo me tipo ha un equalizzatore interno anche se non lo metti. Secondo me questo microfono ha un equalizzatore suo, probabilmente. Ma un po' tutti, sai, penso che abbiano una specie di... Cioè di base c'è una riduzione dei disturbi di fondo e un cap che tu non puoi sforare. Quindi c'è una compressione, diciamo, di base. Vediamo se l'app della Rode dice qualcosa. Io oggi mi confronterò con un mio nemico. Cioè? I capelli ricci. Secondo te perché i miei personaggi non hanno mai capelli ricci? Chi cazzo li sa fare i capelli ricci? Ma qual è... Ok, no, capisco la difficoltà, ce l'ho anch'io, infatti quando mi succede di affrontarli e poi abbandonare ovviamente, vado con forme molto semplici, cioè partendo proprio dalla sagoma finale che devono ottenere. Stavo pensando a quello. Ho detto ora faccio un macchione, lo sistemo fin quando non è decente e poi aggiungo cose a caso. Il problema è che i signori lo vogliono inchiostrato. Quindi, cioè, oggi Gesù ha deciso di prendere il fascicolo con su scritto Alba, se l'ha messo davanti e fa: vediamo che cosa hai fatto. Ma inchiostrato oggi può essere tipo con la boccetta di inchiostro buttata, un foglio nero, così fatto. Ho finito. Cioè, queste istruzioni non erano chiare, io ho per aggiungere proprio nella notte istruzioni non chiare. Sì. Pure questo coccino, ma come è lungo e tutto investito, mamma mia. Oh sì, sei veramente una... come si può dire? Puttana. Una passeggiatrice sei, sì, sei una passeggiatrice dell'Ottocento. Le stesse che prediligeva Jack lo squartatore, lo sai? Uguale uguale. Quanto amore materno. Io ogni volta che Marco mi manda una foto, il mio commento è sempre lo stesso. La ammazzo. Non è vero. Perché quando ce ne sono io a casa, sembra che abbia... cioè, non lo so, c'ha un diavolo interno che è tenuto in boccetta. Quando io torno a casa, sta boccetta si rompe e lei fa cose a caso. Cioè, io non capisco un cazzo. Io divento mi fa diventare cretina. C'è lui... sta così come la vedete ora tutta la sacrosanta giornata, non gliene frega un cazzo. Sì. Ci sono io, il diavolo boccetta si rompe. Ma non è un po' tipo... puttana? Sì, è puttana. Vabbè, non sai che la mia gatta si chiama Ana. Esatto. Si chiama Ana perché si chiama Anastasia, ma in realtà è un'altra. Perché è puttana. Intanto diamo il benvenuto a Mattias. Ciao Mattias, ciao, benvenuto. Mattias sarà contento perché disegna uomini stasera. Potrebbe essere. Provo. No. Io non ho idea di come siamo fatti i capelli. Allora. La vita in generale. Ah no, vabbè, quello pure io. Cioè io disegno i capelli e la volta dopo dico, come cazzo si disegnano i capelli? E sta cosa va avanti a 10 anni. Sì, sì. Comunque è un problema, in effetti. È tutto un problema nel disegno. Io non capisco perché continuo a cimentarmi e non la finisco. Quanto è vero. Ci sono tante altre cose che so fare. Vabbè, per il momento rilascio il caschetto anni 90 di Nodangelo, poi ci penso. Ti prego. Ride ma in realtà piange dentro. Comunque è molto, sì, come protagonista disse, Dreamworks.png, quelli, i capelli così. Flynn Rider, a me piace comunque. Ma a me piace comunque perché lo fa Ren. Cioè non... capito? Diglielo. Io sono omosessuale per lei, per la sua arte, per tutto, non lo dire a Sara, ti prego. Bene, non penso ci siano problemi. Ok. Signorina. No. No, però veramente, perché io ti ho chiesto prima che età avesse Archibald, perché sto rischiando veramente di portarlo sui 35-40. Faccio un po'. Una cosa che mi succede spesso quando poi vado a disegnare figure maschili è quella di esagerare i segni del tempo, come occhiaie, no, le fossette o robe di questo tipo. Quindi sto molto attenta. Che poi nel mio immaginario Archibald era una figura snella, sì, e esile, però. Sì, è allampanato. 19enne, come posso immaginarlo io. Per questo ho visto l'età. E tu mi hai detto sui 30. No, devo invecchiarlo subito. Comunque quel gatto è troppo sommo. 30 anni non è che è vecchiaia, è maturità. In realtà questo gatto è così, cioè tipo si scarica totalmente. Ha troppo sonno perché tipo fa un sacco di robe, si consuma la vita, dopodiché va proprio a zero di batteria e si butta a terra. Ed è fatta. Ma perché, scusa, il gatto non ti sveglia tipo alle 5 del mattino? Sì, porco cazzo! Solo per svegliarti, non c'è un motivo, devi solo svegliarti. Ma poi sorride quando dorme. Toffi sorride quando dorme, mi fa un sacco ridere. Io mi spacco che mi trovo quei video di padroni di gatti molto molto cattivi, però li riguarda lo stesso, che mettono la crocchetta, posso dirlo crocchetta, aspetta, vicino, sì, al naso al gatto mentre dorme. Ok. Provocandoli la salivazione. No. No, lo so che sono cose cattive, però sono teneri uguali, non ci posso fare niente. Allora, io l'ultima volta l'ho presa in giro con una pillola, perché le dovevo dare la pillola. E lei deve venire sempre a odorare, a toccare le tue cose, deve andare a vedere se stai cucinando, ti si deve sedere accanto e ti deve fissare amorevolmente perché vuole il tuo cibo e non importa cosa tu stia cucinando, perché mangia pure i fagioli. Io devo dare la pillola, quindi già avevo preso l'armamentario, mi ero armata intanto di buona volontà, forza e coraggio, una siringa, dell'acqua, la pillola. La pillola la devo dividere Quindi io prendo la pillola, la appoggio sul tavolo, mi giro, prendo il coltello, lei già pronta, fissava la pillola e io, no Toffi smettila, taglio e vedo che lei era interessata a quello che stavo facendo, ho detto, a sto giro ti inculo, prendo la pillola e faccio, la vuoi? Tieni, prendila, lei ha preso e se n'è andata. E io tipo, ok, non serve tutto il resto. Penso, la prossima volta dubito si farà fregare, ma intanto questa è andata. 15 giorni dopo torna l'altra mezza pillola, qualcuno doveva dargliela. E io di nuovo ho deciso di utilizzare lo stesso escamotage da brava persona perfida quale sono e padroncina senza cuore. Quindi prendo un coltello, prendo la pillola, la riadagio sul tavolo, faccio finta di dividerla, faccio rumori. A casa lei era già pronta, io la butto a terra, no no Toffi non la mangiare, e già era mangiata. No, tu mi devi insegnare, cioè, per me dare la pillola è stato un trauma perché esatto, dovevo avvolgerli. Avete presente T quando è avvolto nella coperta che ci sono la pelle? No, un burrito, morta. Esatto, ed è l'unico modo che ho trovato per riuscire a dargli delle medicine. Per non parlare, cioè tu li impacchetti prima di dargli le medicine? Sì, c'è stato un periodo che dovevo dare, adesso non mi ricordo come si chiama. Era perché aveva la mossa, poverina, no? Quindi già questa cosa di stomaco, questo problema che aveva. Devo dare i fermenti lattici, che sono liquidi. Come gliel'ho dati? In siringa. Però la prima volta una la tiene, l'altro cerca di tenere ferma la bocca, cerca di fare prendere la siringa. Al terzo rito era spruzza, perché non ce la facevamo più a rincorrere per la casa, era impossibile. Comunque qua ci nessun dicono... animale è stato maltrattato, io ve lo dico. Lo giuro. Allora, Mattias intanto dice che comunque il mio cane per non farsi mancare nulla è anche un fungo. Perfetto. Molto bene. Ecco devo... una ciccia. Sì, devo fare conoscere anche il mio cane, perché il mio cane, sì, tipo ha continuamente dei buchi di pelo perché studiano i funghi che gli crescono addosso, quindi gli fanno quella specie di biopsia, ma neanche, non è che prendono un suo tessuto. Prendono tipo una parte della pelle morta e quindi lo devono rasare. E l'avranno fatto almeno una decina di volte a questo cane. E... aspetta, che cosa? Ah, no, quando gli rasano... quando gli rasano un quadretto. E lui viene perché tipo, ehi, umano, vedi se devi fare qualcosa, grattami proprio lì dove è contrassegnato, per favore. Poi ci dicono che comunque no, questo gatto vorremmo dargli l'erba gatta, però ancora non l'abbiamo fatto, quindi non sappiamo cosa accade quando prende l'erba gatta, perché già è, perché, sì, già è elettrica così, già, raga. Tipo, ragazzi, io penso, non ho mai visto un gatto così energetico. Ora voi lo vedete che dorme, ok, ma tipo tutta la giornata è bastarda, smettila, scendi, lascia in pace i pappagalli, lascia in pace gli altri gatti. Lascia in pace me. Non è un po' l'età, scusami. Sì, e quando passa. Questo lo dicevano anche... mi avevano detto anche con il coso, con la sterilizzazione, che sarebbe un po' passata questa cosa, ma ancora sto aspettando. E niente, poi... devi ricordare come sono fatti i gomiti, scusami. Ho cercato di capire come sono fatti i capelli ricci. Poi qua il mio gatto, per dargli la pillola, gli misi del prosciutto. Siamo sì. Come si chiamano i capelli ricci? Non mi viene... curly. Ma che tipo di riccio? Tipo un 3C? Senti, io non so neanche quanto porto di coppa di reggiseno, quindi non mi parlare di ricci con queste lettere e i numeri che non capisco niente. No, semplice, va da 1 a 3 mi pare, forse 4 però, e poi c'è A, B e C che sono per l'ondulato, il boccoloso e il riccio. E allora C. Allora prova a guardare proprio riccio, 3C o 2C, vedi se trovi tutorial di quel tipo. Sto vedendo un paio di reference, robe. Allora, tipo i capelli di ribelle praticamente. Mattias invece usa la tecnica dei brustel per mettere la pillola del cane. Allora, mia madre aveva la tecnica infallibile per i cani e per i gatti, che erano differenti. Per i cani, che noi avevamo un molosoide, i molosoidi hanno delle bocche a tenaglia. Se ti sputano la cosa col cazzo che gli apri la bocca per infilargliela dentro, non succederà mai, ti stacca un braccio. Quindi mia madre aveva escogitato la sacra tecnica del formaggino. Prendeva il formaggino, gli ficcava dentro la pillola e non importava quanto era grosso, perché il formaggino creava una poltiglia dentro la bocca del cane. Quindi loro hanno tutto incatramato, non capiscono cosa possono e cosa non possono mangiare, quindi nel dubbio mangiano tutto. Sono costretti perché la pillola gli si attacca ovunque, gli si attacca, quindi alla fine la buttano giù. Era l'unico, a casa mia non mancavano mai i formaggini perché c'era il cane. Ora se cerchi un formaggino a mia madre è da 10 anni che non li compra. Poi qua parlando di gatti è arrivata su di me per dormire, dai, periodo di zoomies ci sono sempre. No, ma lei non è mai passato. Ma lei non è un periodo di zoomies. Lei cioè, è lo zoomies. Lei è lo zoomies. Cioè lei zooma fortissimo per casa, continuamente. Chiediamo sempre a tutti quelli nella chat se anche a voi il gatto prima di andare a fare la cacca corre fortissimo, perché qua siamo tutti, siamo quasi... Siamo arrivati quasi alla, alla regola che ogni gatto lo fa, però ci stiamo informando per questa cosa. Perché il nostro lo fa, a quanto pare quello di Ren lo fa pure. Sì, sono disperato per questo. Che capisci? Solitamente l'orario di defecata è tipo le 3 di notte, sì. 4 del mattino. No, lei comunque corre fortissimo. Poi quando è fuori, perché noi qua abitiamo in campagna, questo gatto non riesce a stare a casa. Deve uscire fuori tranne per fare la nanna. Poi quando bisogna fare la nanna bisogna tornare a casa. Però è tipo l'incubo di ogni gattino che c'è fuori. Sì, sì, i gatti scappano. Lei maltratta tutti i gatti che sono fuori. Io sono tornata a casa e lei è arrivata, mi ha controllato. Toffi, andiamo a casa. Cioè era rimasta la sagoma di Toffi. Cioè lampeggiava, c'aveva il tratteggio intorno, manco il lustretto. Mi giro ed era appesa all'albero così. Vaffanculo. Ti devo dire. Sì, perché poi si arrampica negli alberi, va nella casa del vicino. Bei coglioni. E quindi poi ritorna. Ma mi ha fatto morire che una volta tipo, dai Toffi che fa, torni. E c'era un altro gatto, lei è salita sopra il gatto, ma proprio sopra. Povero gli cane. Prende il collo e comincia tipo a portargli il collo fortissimo e l'altro non ha risposto, non ha detto niente. Lei è un bullo a tutti gli effetti. Beh, protegge te il scusa. Sì, ovviamente, ovviamente. E poi niente, è tornata su. Allora, i molosoidi sono bestiali, lo so perché mio cugino è stato morso da uno. Madonna. Perché io avevo solo... sono molto bravi come cani. Sì, i molosoidi solitamente sono un po' più equilibrati di carattere, perché o sono enormemente pigri, tipo i bulldog solitamente, cioè piuttosto si fingono morti con tanto di puzza a seguito per l'amore di non uscire. Io c'avevo Pallina che era un bulldog inglese, lei, ma non c'era cazzi, se c'era da uscire non c'era cazzi, piuttosto si cacava addosso, non volevo uscire, c'era solo un metodo, dovevi tenerla per mano, nel senso che tu le allungavi un dito, lei lo prendeva e tu camminavi stronzo e piegato perché il bulldog di merda sennò non usciva. Perché viene in mente il meme della tipa che diventa oscinata per la treccia da un gatto? Ah, quello che è il follow di Slayer. Di Slayer c'ha quello come follow. Sì, non ci ho fatto caso. Slayer mi rimuove dalla lista, bloccata. Sì. Vediamo bene, Slayer, passa un atto. Allora, salvate gli esseri viventi da Toffi. Sì, sì ragazzi, vi prego, aiutateci. Noi volevamo un gatto normale. Fuori, il bello che fuori è pieno di gatti normali, e invece a noi ci è capitato quella... Sì, sì, i suggeritori ci guardano e ridono. E ma guarda quanti normali. Cosa, scusatemi. Ma lo possiamo fare? Una specie di form su Google? Un sondaggio dove la gente può aderire, devi fare la prima domanda, il tuo gatto quando fa la cacca corre, no? Lei corre fortissimo. Poi dopo che l'ha fatta corre ancora? Continua a dirti che l'ultima volta le è scappato un pezzo e neanche lei se n'era accorta, quando se n'è accorta ha avuto paura e ha continuato a correre. Il suo incubo, essere inseguito. Perché non lo sai, no! L'ultima volta era tanto presa da questa cacata imminente che forse avrà cacato, però secondo me non ha cacato del tutto, perché ha iniziato a correre in giro per casa, poi è arrivata in bagno, casualmente io stavo passando che me ne stavo andando in un'altra stanza, quindi ero in corridoio, lei era ferma con la solita posa dei gatti, poi a un certo punto, non lo so, si muove freneticamente. Ci accorgiamo entrambe che c'è un pezzetto della sua cacca, lei lo vede, si impaurisce e corre via. E rimane questo stronzo al centro di bagno e io al centro di corridoio a dire ma non c'era prima? Quindi secondo me l'ha perso nel tragitto e non me lo teme nessuno dalla testa. Allora, una volta, Striscio Merda lo conosci già, ma c'è certo. La sua nomea. Che non so spiegare in chat perché ho un gatto che viene nominato Striscio Merda, ma si chiama... vi lascio spazio alla fantasia, fatemi sapere quali sono le vostre teorie. Si è spaventato per un proprio pezzo di cacca, cioè nel senso che è successo come con Toffi che l'ha lasciato per strada, però lui non se n'è accorto, quindi si è autosfiorato la caviglia col pezzo cadente, si è spaventato e ha iniziato a saltare. Stupendo. In pratica ha seguito la legge del il gatto non lo scegli, ti sceglie lui. Sì. È venuta a casa mia. Eh sì, ma anche Toffi ha usato la regola del cat distribution system. Allora, questa è una cosa reale, esiste. Sì, cioè lei era, in pratica l'abbiamo trovata in mezzo alla legna da ardere. Vabbè, che stava miagolando fortissimo. Non so se la madre l'ha lasciato qua o se è arrivata lei per i fatti suoi. Fatto sta che l'abbiamo trovata nella legna, miagolava, non si faceva prendere da me. Alba esce fuori e la gattina va ad Alba, la segue dentro casa, lei si mette a lavorare, il gattino sale dalla finestra, entra dentro, si addormenta accanto ad Alba mentre lavora, dopodiché è sempre stato sul letto a dormire. No, io ero fuori, era vacanza o... No, non era vacanza, non lo so, era una domenica. Tu stai lavorando e lei che dorme accanto. Ma quello è stato dopo, quando l'abbiamo immessa in casa, cioè è stato poi la sera, ma lei il pomeriggio veramente mi ha seguito tutta la giornata, io ero fuori che stavo facendo i lavori nella cucina. E lei è rimasta tutto il tempo seduta, sta palletta grande, ma non lo so, tipo un ciottolo proprio, quanto un bicchiere, grossa quanto un bicchiere, seduta a terra che mi guardava così con gli occhi dell'amore e io che la guardavo facevo, non puoi entrare dentro casa, non puoi entrare dentro casa. Io entro dentro casa e lei fa l'unica cosa che non doveva fare, mi ha spezzato il cuore, perché si è seduta sul limitare della porta e mi guardava con gli occhi languidi, la Madonna, veramente. La Madonna delle lacrime era. Ah, perché tu hai detto non puoi entrare, no? E io ho detto no, Toffini, non puoi... Cioè, no, non si chiamava Toffini, faccio no, gatto, non puoi entrare. E lei si è seduta con quel fare pietoso e si è messa davanti alla porta e non è entrata, era sul limitare dell'uscio, cioè proprio... Cioè, non mi faceva neanche chiudere la porta. Però stava là, non si è mossa di 1 millimetro. Ha dato la parvenza di essere santa. Poi era posseduta. Lei praticamente si è messa lì e tu dici no, non puoi farlo. Si è stoppata la musica, ti non try me bitch, no? Lei è entrata la musica, sì. Drop, no? Proprio... It's Britney, no. Bitch, ed è entrata. La immagino così. Mi ricordo le foto di questa invasione di gatto. Sì, proprio lei ha deciso che doveva essere... No? Ma è così che funziona la legge di distribuzione, cioè... Lo abbiamo scoperto. La gente non ci crede. Dice no, va, è un meme. No, è un meme, è la realtà. Funziona così. Sì, poi dopo un po' è arrivato suo padre con una ciotola e una lettiera. E ormai l'avete dentro, le dovete dare da mangiare, dovete insegnarle a fargli fare i bisogni. Io ero ancora là, tipo, una neomamma, così. Non sono pronta. Oh, Io non ne volevo gatti, io volevo un cane che doveva pesare minimo 60 kg. E invece no, hai un gattino che ne pesa pochissimi. Ma mi pare di capire che Toppi sia bella... No, è minuscola. È minuscola, cioè è magrissima. Sì, però è tosta. Minchia, se è tosta, minchia. Non ci posso stare, manco io a casa, la casa è mia. Poi deve fare sempre i suoi giri di ronda, quindi la mattina verso le 10, poi devi aprire, e deve uscire, deve fare il suo giro della casa, deve vedere quali sono i gatti che sono giù, deve litigare con alcuni di questi. È una portinaia praticamente. Sì, è Deborah, vuole fare la portinaia. Poi tipo dopo un paio d'ore la chiami e lei risale sopra. Bro. Non mi ricorda come sono fatte le mani. No, Ren è un brutto momento. Perché lo sto facendo anch'io. Dai. Facciamo un gruppo di supporto per artisti e bastardo le mani. No, che poi l'intelligenza artificiale si migliora troppo. Allora, Willis, il mio inizialmente doveva andare in un'altra casa, ma ha un bordi e sto gattino gli faceva brutto. La mia vicina dopo 2 o 3 volte che faceva la spola da casa sua a casa mia pensando che fosse mio, mi citofonò, scesi e sto gattino mi salì sulla spalla. No. E quindi diventò tuo. E quindi è diventato tuo. Niente, easy. Scusate, devo recuperare qua. Ma io il mio l'ho trovato uguale, nel senso stavo uscendo di casa. Sento un suono così, guardo fuori dal balcone, c'era uno spazio tra la ringhiera e il, cioè al di là della ringhiera c'era sul pavimento una specie di cornicetta di marmo e lui stava camminando mettendo una zampa davanti all'altra perché non c'era spazio lì. Io ho detto vabbè lo tiro su, poverino, metti che cade, perché non era al piano terra, non l'avessi mai fatto. L'ho tirato su, questo è entrato, ho detto mi siedo qua. E si chiama ora Striscio Merda. E infatti adesso subiamo le conseguenze. Subiamo le conseguenze. Sì, perché poi in casa mi è andato un pezzo di mortadella, apriti cielo, cioè io un bagno mi sono sistemato, cioè a mangiare, cioè a dormire. Ciao mortadella. Dopo è arrivata un'amica d'emergenza con i sacchetti di sabbia, il cibo, le palette, già tutto. Ho detto poi ormai l'abbiamo già scelto, lo teniamo. È fatta, basta, fine. Perché funziona così? Sì, no, ma aspetta. A me fa morire mia madre che vuole far fare per forza amicizia a Toffi con il cane. Toffi tipo odia tutti i cani. Ma perché Ciccio una volta prova a ingoiarlo? Sì, ci avrai i suoi motivi. Gli diventa la coda tipo 10 metri. Sì, gli appendili, le palle di Natale. E in pratica c'è mia madre sempre che prende il cane da un lato e Toffi dall'altro. Lei accarezza il gatto con il cane accanto che guarda la scena e lei il gatto, il cane così. Poi mi fa morire perché il cane è tipo troppo intelligente e quindi tipo cosa fa? Viene qua e non so se tu lo sai, ma i croccantini dei cani sono senza sale, mentre quello dei gatti sono super salatissimi. Ok, lo sto imparando adesso in realtà. Ok, quindi appunto i cani impazziscono per i croccantini dei gatti. Quindi i cani che hanno spesso problemi ai reni. Sì, già. E appunto il cane arriva, vabbè, fa finta di niente, figlio di troia. È molto bella. Ma i croccantini sono più belli. Naturalmente è una ciotolina, incredibile. Vediamo un po' com'è la situazione. Chissà. Sì, ogni volta che passa lui è molto bello perché il mio corridoio è pulito. Sì, appunto io mi fa morire perché io poi quando vedo mia madre che sta salendo con il cane prendo la ciotola del gatto e la tolgo dal mezzo. E quindi c'è il cane che comunque prima passeggia, guarda un po' in giro, fa il vago, arriva lì, non c'è la ciotola. Vabbè, io non ero venuto per questo però. Piccolo intramezzo per l'altro artista che sta disegnando, Alba. Tu hai l'autosave o? Procreate ce l'ha in automatico l'autosave. Okay. Io... Allora lo dico solo a me stessa di salvare, scusate. Sì, no, io ho il Ctrl S automatico, il mio autosave è, penso, è automatizzato nella mano sinistra, perché mentre faccio le cose solitamente automaticamente per sbaglio premo tipo Ctrl S a prescindere. No, io oggi no perché devo reggere la tavoletta che è attaccata in modo precario, mi balla tutta. Che bello. Questa cosa non riesco a salvare su cloud. Oggi ha deciso che non posso salvare su cloud. Non lo fanno la tecnologia. Su Claudio. No, taci. Niente. Essendo un cat person, mi dovrebbe venirmi quella dei gatti. Eccoli. Aspetta, non lo so, arrivato. Comunque ti sta avendo una bomba. Brad. Mettila un po' di movimento i capelli, però c'è una direzione, o vanno a blocco verso il basso. Non vanno a blocco verso il basso i capelli ricci di base. Anche poi se non eri. No. Per dare c'è l'azione, no? Se lei si sta girando ha le mani aperte, quindi in posa statua o sta compiendo un'azione. È una domanda, non lo so, tu avrai una risposta per questo. Allora, io dalla tua domanda, siccome sono un soggetto ansioso, io ti dico che secondo me la risposta giusta è che si sta muovendo e quindi i capelli vanno cambiati. Ma soprattutto c'è un dettaglio che manca, non so se l'hai messo. Il pisello? No, le corna. Ah sì, vabbè, li usciranno dai capelli ricci. Okay. No, vabbè, qua c'è il bozzetto del corno. Ok, no, non avevo visto. Cioè, ne ha due, tra l'altro questo è rotto. Non voglio capire che posa ho messo. Da quando esiste Carlac, il corno rotto è la base ormai in tutti. Ma no, mi è stato detto. Mi è stato detto, sì, attenzione, sì. C'è scritto qua corno destro tagliato. Non lo riuscite a vedere. Qua. Di Rox, che ha fatto una bozza a sinistra. Sì. Questa qua. Che era appunto una bozza. E, ah sì, e poi le cicatrici che sono importanti perché in pratica questi personaggi che stiamo creando, cioè che sta disegnando Alba, in realtà sono stati creati per un motivo quasi specifico. Perché prima di far partire il podcast di Fallout, voglio fare una piccola prova. Voglio, diciamo, allargare l'universo, appunto, quello di Nexus, facendo una piccola avventura dai temi super grigi, con i personaggi che hanno delle storie molto molto pesanti, al limite che non possono essere raccontate su qua Twitch, perché purtroppo cioè io ho detto di esagerare e loro hanno esagerato molto forte, cioè perché devono essere dei personaggi distrutti dalla vita, mettiamola così, quindi... Beh, è l'ambientazione che lo richiede, no? Perché alla fine di tutto loro, cioè diciamo che, anzi all'inizio della loro storia si ritroveranno in quello che è un campo di lavoro. In un luogo dimenticato da tutto e tutti, cioè loro sono lì dimenticati per sempre. E quindi ho deciso, cioè gli ho detto appunto di fare una storia molto triste. Let's go, hanno dato il loro meglio, quindi... Appunto hanno scelto anche tutte sottoclassi super particolari che io non sapevo neanche esistessero. Cioè io non sapevo che esisteva il bardo degli spiriti, per dire. Non l'avevo mai visto. C'è un bardo degli spiriti. Scusatemi. No, fai io. Nel momento in cui devo pensare se inchiostrare, dico no. No. Non lo fare. Non ne vale la pena. Fammi indovinare. Uno c'entra per caso con un campo. In realtà tutti quanti prima o poi vanno a finire il campo. Però... diciamo che... Vabbè, allora, uno si può dire. Anzi no, in realtà... I background non li posso dire perché vorrei che poi uscissero fuori durante l'avventura. Anche perché sarà molto breve, sarà sì e no 2 episodi. Il collegio degli spiriti è quello particolare. C'è un collegio degli spiriti, poi c'è un druido del circolo dei funghi, che quello è abbastanza normale, che è il disegno che abbiamo fatto la volta scorsa. E se devo essere sincero, quello di Rox non mi ricordo la classe, non so neanche se l'ha messo, super sincero. Allora un chierico della vita. Allora, il collegio dei sussurri l'ho visto giocato e comunque ci sta. Però quello degli spiriti mai l'avevo visto tutto, perché il bardo solitamente lo vedi come una classe molto eloquente, dato che va comunque su carisma, tutto, una persona che solitamente è frontman. Invece questo è molto triste, molto chiuso come personaggio. Quindi voglio vedere anche in gioco come vengono usate queste... Vabbè, ma non è che il carisma debba essere solo l'aspetto dell'apertura, della socialità. No, certo, certo. Anzi, addirittura può essere anche il contrario, perché ormai intimidire va anche sul carisma, quindi... È sempre stato? No. No? Stato nella 3.5 era su forza. Io sono in 3.5 l'avevo messo in carisma. Io mi ricordo che era in forza. Perché su Pathfinder mi pare che è in forza pure. Scheda 3.5. Attenzione. Attenzione. Allora. Abilità. Quindi 3.5. Guarda come sono lenta, ce la posso fare. Io mi ricordo che è sempre stato in forza e però... Carisma. Non... Se anche una 3.5? Sì, o hanno fatto... O forse magari era... forza nella 3, poi in 3.5 l'hanno dato il doppio. Sai che per alcuni, per esempio, saltare poteva essere basato sulla destrezza. Sì. Però non mi ricordo da che variante si poteva fare questo. Sì, e vabbè, quello che è tutto anche il coso, come si chiama? Il monaco. C'aveva le skill che era acrobatica e tutto andava. Tutto quello che era in forza andava in destrezza. Anche le prove. Beh, comunque intendevo, magari, sai, i villain paradossalmente sono quelli che hanno il carisma maggiore, non è sempre stato così. Sì. Quindi l'idea di un personaggio cupo, comunque un particolare, non è un classico eroe, potrebbe essere interessante. Io voglio un villain con tipo un ADHD, una dislessia, qualcosa del genere. Quando arriva ti dice le cose che non hanno completamente senso. Tipo cosa? Tipo arriva e... a patapè, sfondagli il culo, così. Mamma mia, sarebbe troppo bello, il sogno della mia vita, ci proverei subito. Subito ci proverei, senza postare al via proprio. Devo prendere nota. Qual è il do, il re? Oh no. Sì. No, okay, tipo cosa, come si chiama? Su Robin Hood in calzamaglia, sì. Lo sceriffo di Nottingham. Sì. Hanno cervato il cacciatore del re. Mamma, se spuntasse un cattivo così proprio... Cioè, che fai? Tolgo la maglietta. Che noi volevamo mettere, sai che per ora va di moda tipo nelle live mettere in sfondo i cartonati, no? Dei vari personaggi, volevamo mettere lo sceriffo di Nottingham dietro. Come quello che c'ha la megera. Sì, che c'è la megera sempre di Robin Hood che c'ha il cartonato dello sceriffo di Nottingham accanto. E questa, allora, è una nube d'inchiostro o è una nube presa dal vaporizzatore? È il vaporizzatore. È vero, cioè può avere il vaporizzatore, lo mettiamo al taschino. Perché lui c'ha questi oggettini strani, anacronistici. Un orologio, un vaporizzatore. Fosse la creatura che è riportato nel disegno originale. Ah, il fantasmino. Ah, dice con delusione. Ok, il vaporizzatore. Nessun problema. No. The Circle of Shrooms è strano, ma l'ho già visto per i Mighty Nein. È molto, molto carino, però di Taldorei, a me, cioè, quindi critical role, mi piace un sacco il circolo, quello che appunto sta facendo anche Marcos nella nuova campagna, quello della decomposizione, che è veramente, veramente bello. C'è tutta questa cosa appunto dell'animale tutto distrutto, quando ti trasformi... La passione dei divani è tutto molto bella quella cioè, classe. L'animale tutto zombificato. L'unico problema è che di tanto in tanto si trasforma in Enzo Miccio e se è accompagnato da Alessandro Borghese ti vengono a fare cortesie per gli ospiti e non è simpatico. Comunque The Mighty Nein mi manca. Vox Machina l'ho visto, ma The Mighty Nein no. Ho visto l'inizio di The Mighty Nein. Solo come si conoscono tutto il gruppo, però giustamente essendo in inglese poi soprattutto fanno tipo 8.000 episodi, cioè criticarol penso che soltanto la prima stagione di Mighty Nein saranno tipo una quarantina di episodi. Lo so, sono belli, però sono tutti più o meno dalle 4 alle 5 ore ciascuno, quindi andarlo a recuperare è veramente pesante. Poi comunque hanno già detto che ci sarà la, il cartone anche di, cioè la serie animata anche di Vox Machina, di Mighty Nein, quindi perché privarsene? Ce la posso fare. Poi Mighty Nein sono anche tanti, mi pare sono molti di più di Vox Machina. Vox sto aspettando la season 3, ha voglia. Mamma mia. Ha voglia, non vedo l'ora. Come ha fatto questo vaporizzatore? È una sigaretta elettronica. È una sigaretta. C'ero arrivata, ma dove lo indossa? Cioè, dove... Ma solitamente la tiene. No, la tiene o nella tasca del cappotto o nella tasca dei pantaloni. Non posso mettere la tasca dei pantaloni oppure che appaia troppo felice. Allora devo trovare un'alternativa. Ma scusa, se lo metti appoggiato alla mano, cioè tra la mano e la guancia? No, no, quante cose c'ha a bere Duogo? No? Non è brutto? Sì. No, niente, fa il fantasma. No, quando uno è un po' pensieroso, tipo, cioè se lo tieni stretto in mano, tipo quando sei messo, cioè non così, con la mano aperta, però effettivamente ormai hai fatto la mano aperta. C'è lo sguardo dolcino, io sono innamorata, che carino. Ancora è da finire, aspetta che poi cambia l'espressione 20 volte. Non ti permettere, così dolcino, così. E questa è l'espressione di Arci. Cosa? Con lei in arte come faccio a non cambiarlo? Cioè adesso si tramuta, diventa un pensionato. Cioè, cambierà tutto, vabbè. Ah, no, così bello. Per me, cioè, tipo, è perfetto. Cioè, è quello che c'è nella mia testa, incredibile. Troppo ora bello, lo cambiamo. Togliamo. Ora sì, togli il mio disegno. Vale un cazzo. Ma sempre tutte le volte io voglio solo fare un tributo, finisce là. No, per me non finisce là. Ah, tu in pratica li fai, tipo, nel futuro. I tuoi personaggi vengono, tipo... Hai presente che hanno fatto tipo quel trend artistico di D&D? Il mio personaggio all'inizio della campagna e il mio personaggio alla fine della campagna. Ok, mettiamo una cicatrice. Cioè, ad esempio, quello che hai fatto, come oggi parlavo con Alba, che ad esempio Glass è molto bello quello che hai fatto tu, la fanart che hai fatto. E se vedi tipo un Glass come dopo qualche anno, quindi temperato. Cioè non dico che tu li fai più anziani, li fai più temprati. Metti invece sì, dico che li faccio più anziani. Va bene, line art, ce la posso fare, vai. No, non voglio. Sì, quel trend mi piaceva un sacco. Ora c'è il trend, quello di come muore... l'ultima frase del tuo personaggio. Io me l'ero salvata, la volevo fare, ma il mio cuore è troppo debole, io non ce la faccio, io... Per ora c'è il trend del... fai partire, metti il tuo personaggio sulla cam... E fai partire un filtro che a carosello, che sceglie l'ultima frase che dirà il tuo personaggio, le ultime parole del tuo personaggio, e poi ti devi fare un disegno con le ultime parole dette dal personaggio. Ma in che senso? Che è tipo una gif che devi fare pausa? Hai presente tipo Che verdura sei? Quelli animati, quelli che girano in automatico. Pensavo che li avessimo lasciati indietro nel 2004. Ok, perfetto. Non c'è più il che verdura sei, ora c'è tipo il che personaggio di D&D sei, che poesia del Pavesi sei, queste robe qua. E quelli di Asbinotel, per dire, quelli che c'è per ora. Sì, sì. Però c'è il filtro del che personaggio di Asbinotel sei. Ancora non mi è comparso. Non ancora, stanotte sai cosa fare. Sì, allora già io e Maffine ce ne stiamo mandando un sacco e la mia preferita è quella con la regina Elisabetta. Scusa l'ignoranza, Willis, chi è? Il mio bardo tende ad ispirarsi a Keyleth come personalità. Keyleth chi è? No, si chiama Scan. Quello di Vox Machina. Di Vox Machina? Il bardo di Vox Machina si chiama... Callan. Sì, mi pare sì. Sì, Callan, perché c'è la mano gigante di Callan. No, no, non è Callan, è... Oddio, mi sto confondendo. Cazzo, come si chiama? Tu Ren l'hai mai visto Vox Machina? No. Scanlan, una cosa del genere, con la S. No, Scanlan è quello di prima che me lo richiedi per la 70ª volta. Non, ho neanche visto Il Principe dei Draghi. Ok. Keyleth è la druida. Ok, ok, Scanlan è il coso. Ok. Allora qualche volta dobbiamo fare, quando ci sei anche tu, dobbiamo fare partire il rewatch di Vox Machina, possibilmente, che ne so, quando uscirà la 3ª stagione. Perché su Twitch puoi farlo tranquillamente, rivedere le puntate di Vox Machina, perché essendo su Amazon Prime puoi fare il Prime Vision, non mi ricordo come si chiama quando lo fai, cioè puoi fare vedere comunque le serie di Prime su Twitch. Marco, la vuoi sapere una cosa? Io cambierò naturalmente la line art dell'altro personaggio, perché mi sa che mi piace di più come sta avvenendo ora. Okay. No, non mi piace, con quel pennello è troppo poco sporco. Ah, Keyleth è la druida. Ok, ok, ok. Keyleth. Ok, giusto, perché l'avevo pronunciato male. Keyleth. Vero. Io non so fare le sopracciglia. Quello è un altro punto cruciale. Le grosse. E lasciarle grosse. Sì, il problema è farle, cioè... Tutte le volte parto con tutte le intenzioni buonissime, faccio una line up pulita, poi è un altro schizzo messo su uno schizzo. Com'è possibile questa cosa? Guarda video senza... Porca miseria. Ora perché è partita la pubblicità, signori alla giuria. Male, male. Non lo so perché capita, non dovrebbe capitare. Guarda, a me è successo negli scorsi mesi che mi partisse nonostante l'iscrizione. Molto bene. Perfetto. No, ma in realtà io utilizzo Opera per mettere la musica. E Opera ha il sistema quello per annullare le pubblicità in automatico. Però... Hey! Anzi, Opera GX, anche se non abbiamo la partner. Un giorno nei video dirò NordVPN, Opera GX... Ok. Marco ha un sogno. Dire NordVPN. No, ti prego, quando fai il primo sponsor NordVPN voglio vedere i video e seguire l'editing. Usa il codice sconto Marco Boy. Io mi proporrei una certa. No, ma tu fai senti, ma non li hai finiti gli streamer a cui proporti? Usa me. Cioè, siamo stati invitati, cioè sono stato invitato questo sabato, no questo sabato, questo venerdì, a partecipare a una one shot di Las Passiones de las Passiones. Ok. Nel canale di un ragazzo che si chiama appunto Task. E in pratica lui ha fatto la pubblicità e tutto, e l'ha pubblicato su Telegram dicendo: vabbè ragazzi, io sto pubblicando questo, vi va bene? E c'era scritto Marco Le Ventose, mi dava troppo fastidio. E io ho detto: puoi gentilmente mettere Embraco? Gliel'ho fatto cambiare apposta perché ormai non riesco più a vederlo scritto normale. Io te l'ho detto, mia madre lo chiama Embraco. Se lo chiama mia madre Embraco, si chiama Embraco. Sì, guarda, sì. Io ho dovuto iniziare a chiamarlo Voldemort, ovviamente tutte le volte mi rompeva le balle. Ma Marco? So come mi chiamo. Sì, perché diceva, mi fa, lo so come mi chiamo, lo so come mi chiamo. Perché è Voldemort. Se non si può dire. Io l'ho detto, arriverà il momento, ma io lo chiamerò Maverick. Ma... Maverick? Arriverà il momento, gli farò le foto, gli dirò, hey Top Gun, susiti. Arriverà il momento. Forse è meglio che io non sappia. No, Marco ha un'enorme passione. Non espletare le normali funzioni che dovrebbero compiere i polmoni. Non gli piace respirare, a quanto pare. Lo fanno. La apnea notturna. Ah, ok. E quindi l'aggeggio che se gli danno un aggeggio in dotazione, se effettivamente sono apnea notturna e tutto il resto, praticamente è come se fosse uscito da Top Gun. Quindi io da quel momento in poi lo chiamerò Maverick. Allora, Scanlan deriva da... Loro. Ma allora Marco non respira. Scanlan deriva da Scandalo. È una chicca che disse il creatore Sam Riegel. Volete vedere un trick se mi rolla bene il dado? Vai. gambe. Cosa sto facendo? Mi sa che ha rollato il dado e gli è uscita sta frase, però non lo so. I'm a cloud of smoke. Però dai, se con quella macchina lì più che, cioè, sarà come avere un costrutto alla fine, no? Sì. Sì. Allora, io un attimo vorrei cambiare musica. Io non sento. Cioè, meno male. Sì, non posso purtroppo condividertela perché devo... Che cosa è successo? Perché devo... Oh, no. Devo condividerti lo schermo per condividerti anche l'audio del mio computer. Che peccato, dovevo farne a meno. Come farò? Capsule molli. Resistere al non inquinamento audio. Ok, non è più online art, è un secondo scherzo, io ve lo dico. Si è perso, basta. Va bene così. E sai cosa? Che cercavo di abbassare un po' lo schermo oggi, perché l'avevo proprio di fronte dalla traiettoria della cam e non sono riuscita a fissarlo bene. Adesso quando disegno mi si inclina su un lato, quindi sono lì con la mano sotto per cercare di tenerlo su. Quindi mi capita che se schiaccio troppo una linea vedo lo schermo partire insieme alla penna, invece di muoversi il tratto vedo proprio lo schermo andare. Perfetto. Bellissimo. Io però sono curiosissimo di qual era l'intenzione di Willis, perché ho usato il comando punto esclamativo vanish, però non ce l'abbiamo. Vanish è scomparso. Quindi, infatti. Sono super curioso di qual era l'intento. Sicuramente da buon boomer ho rovinato tutto. Non dire così. Potresti essere qui a disegnare, ad evitare di fare i capelli sperando di finire la live prima di doverli fare, per non dimostrare al mondo di non essere capace. Minchia, io a Tasha non le ho fatto i capelli ricci per sto motivo. Ci ho provato, ci ho rinunciato, ho detto secondo me sai cosa ti sta bene? Un caschetto, così proprio. Sì. Liscio, spaghetto proprio. E invece eccomi qua a confrontarmi con i miei mostri. Vabbè, ho capito, li farò i capelli, dammi tempo. Però non è un po' come... Non hai avuto quel periodo da disegnatrice, no? In cui facevi le prime figure e avevano tutti le mani in tasca, tutti, nessuno escluso. No, io non ci faccio... Io proprio no, non mi sono mai vergognata di non saper fare le mani. Io li facevo senza mani. Cioè, io mi fermavo ai polsi, poi... avevano lasciato le mani in tasca, avevano uscito i polsi. O avevano i costumi. Stavano così miei. Per prendere... Le cose, le mani paletta, ma certo sì, le mani paletta sì, però no, io i personaggi con le mani in tasca solitamente li tagliavo a metà busto perché mi scassava la minchia fare le mani, oppure li facevo senza mani. Ora sono troppo curioso di vedere le prime copertine di La Saga dei Pilastri. Comunque ragazzi siamo a 500, no, ce le hanno tutte 507 visual sul video di Nexus. No, la copertina dei pilastri ce l'hanno tutte le mani, perché era una figura intera. C'è Aliana che tiene tipo la labarda. Nella seconda stagione. Nella prima? Nella prima erano soltanto le facce, quelle là a metà fotografia. Ok, quindi le mani non c'erano. No, non c'erano le mani. Esigo il link di YouTube nella chat così possiamo andare a verificare. Ma ce li ho qua ancora i disegni, esistono. E la prima l'avevamo fatta che ci eravamo fatti mandare la foto dai ragazzi. Io avevo diviso le fotografie e metà erano i ragazzi e l'altra metà era il loro personaggio. Me lo ricordo perché ce l'avevo fino a settimana scorsa come immagine di Skype. Quindi io andavo a lavorare con la foto di Yvette. Poi solitamente all'ultimo episodio abbiamo fatto sempre tipo il personaggio... Come si chiama? Arrancato dalla battaglia. Sì, tutto con le... Cioè, stanco, provato, con tutta la faccia, con le cicatrici, le robe. Io non so se ce la faccia anche a questo giro, no, io te lo dico, no, ok, no, grazie. No. Le mani sono l'anatema degli artisti, a voglia. E i capelli ricci. L'intelligenza artificiale, quello che trovi in giro, eh. C'è l'intelligenza artificiale così. c'è un motivo se i disegni fatti, le creazioni generate con le AI hanno tutte le mani monche, perché non ci sono sufficienti fonti. Noi ci rifiutiamo di fare le mani. Bellissimi, capelli bellissimi, vestiti mine bellissime, le mani. Basta, le mani è... No ragazzi, cioè, il male. Un grosso problema. Comunque fa morire Toffi, perché ormai questo è il suo lavoro. Venire qua, dormire fino a quando non finisce la live e poi andare via. Saltare sul computer. Ma senti un po' che percentuale c'ha Toffi? Ma che di rottura di coglioni? Perché è altissima. Di caricamento? Ah beh, ora già tipo... È... No, tipo quanto la paghi? 3 crocchette? 4 crocchette? 4 snacchini. Ma ormai lei... Ormai lei tipo... Bra bra! Sa che è la sua postazione di lavoro. Lei capita spesso il... che ne so, tipo il mercoledì, che lei arriva, sale sulla cesta e non arrivano sti umani che non hanno voglia di lavorare. Sì, è tipo qui che aspetta che noi arriviamo. Tipo l'altra volta erano tipo le 10, lei era qua che sonnecchiava però non chiudeva gli occhi. Non capiva. Babba di merda. Lei fa fatica a leggere l'angolazione delle dita perché figure troppo complesse. Ma penso anche perché... non le vogliamo disegnare ste mani. Non so quante... Come ti chiede? No, scusate. Quante... No. Sì, no, scusate. Non preoccupare. Che tanto quante... ci siamo noi che disegniamo. Come si dice? Reference, ecco, ci siano di mani fatte bene. No, vabbè, giro. Non è che non ce ne sono. Però... penso ce ne siano molte di meno rispetto al resto del corpo, forse. Potrebbe essere una supposizione, potrebbe essere anche che ho detto una cosa stupidissima, senza senso. Allora, io qua ho fatto un casino, non capisco la forma. La sto facendo. Aspetta, fai un dezoom. Devo fare un dezoom, non ho idea di cosa sia qua, cioè... Cosa c'è qua? Cosa sta accadendo in questa zona? Sembra proprio che tu stia facendo un gomito con una manica risvoltata. Sì, però questa manica non va bene. Comunque è molto bello. Ti sta vedendo veramente bello. È veramente come l'ho immaginato in un fight. Cioè, toccava all'interno coscia. Perché ho messo la mano? Ah sì, perché la referenza aveva la mano così. Ho trovato questa foto bellissima di un modello seduto su uno sgabello che ha queste spalle incurvate in avanti, no? E il viso stanco appoggiato. Però io ho voluto fare un'espressione più serena. Cioè in realtà poi quando prendo la referenza non riuscendo a ridisegnarla diventa tutt'altro. Però aveva la mano morbida appoggiata quindi sull'inizio della coscia. Ok. Così io non capisco, sembra che si sta grattando. Ah, non è quello che sta facendo? No, scherzando. Non lo so, non so come andarla. Forse è comunque un umano. Aspetta che io lo sto un attimo ingrandendo. Perché continua a ingrandirlo? È perché era tipo troppo fuori, non si vedeva cosa stavi facendo. Questo è lo standard di come si dovrebbe vedere. Cioè, questo è il soprasotto intero. Eh no, più che altro è per centrarlo, perché era abbastanza decentrato, non si vedeva più cosa stavi disegnando, quindi... Ok, così sembra... Perché tipo non si vedeva cosa avevi... Cioè cosa stavi dicendo, mettiamo, perché era troppo zoomato sul... Non tu, ma proprio il... la schermata di OBS era troppo zoomata solo sul gomito, quindi non si vedeva cosa fosse intorno. Forse è colpa mia, cioè, ma ti fa. No, intanto ti calmi, intanto unissimo. No, ma stasera sono da. Marco, ma non è che ti potessi un attimo mettere una camicia e rotolarti le mani, che mi servirebbe? No, reference, vedi di fare qualcosa, renditi utile. Il massimo che posso fare è arrotolarmi la felpa, però non... non è la stessa cosa. Ah, c'è quel bellissimo risvolto all'italiana, dove tu pieghi 2 volte la camicia per arrotolarla, no? E poi hai i bordini che escono. Io questa roba qua non riesco più a ridisegnare, non riesco a ricordarmi com'è fatta. Vabbè, ma i bordini non si mettono dentro, solitamente. Stai scherzando? No, 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 io ci rinuncio, io ci ho rinunciato tempo fa. Io ormai gli dico vieni e lo aggiusto direttamente. No, non c'è neanche la differenza tra una cravatta taglio italiano e una cravatta normale. Famosissima cravatta taglio italiano, lo so benissimo qual è. Comunque è bella e mille il personaggio. Aiuto. Cioè, a me fa male nel cuore perché queste cose... Cioè... Importante, Marco, porco due. Lo so. Niente, io adesso non mi ricordo più come ho messo il braccio. Ho perso il braccio. Io ho perso il braccio. Ho perso il braccio. Ho perso qua. Ho perso i virus. Man mano che facevo lo sketch, ho fatto sta cavolata di andare a cancellare la guida. E quindi mo... Allora, va di qua, poi di qua, poi di qua, poi di qua. A me fa impazzire e non sono mai riuscito a farmi fare un artwork di un personaggio seduto su una poltrona. Perché Marco, i tuoi personaggi sono un dito al culo, non si può empatizzare con loro. Io già te l'ho spiegato. Io tipo... Fai un personaggio che si empatizza, empatizzabile e sarà seduto sulla poltrona dell'empatia, se no niente. Oh, che cazzo. Oggi, no, quando è stato l'altro ieri, ho mandato la referenza a Rock per una campagna di Harry Potter che faremo, cioè che farò sul canale dei Trovatori. E mi ha chiesto la referenza del personaggio. Mi è dispiaciuto un sacco quando mi ha detto di no per i personaggi seduti, perché è bello, avevo fatto quel personaggio tipo seduto seccato sulla poltrona con il pugno sul... Come hai fatto tu prima del personaggio? Però invece di essere... che lo devo cambiare? No, 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 no. Non ti permettere, perché a me piacciono i personaggi seduti, però neanche io li posso fare mai perché devono stare in live e quindi vengono male a farli seduti. Ci sta, cioè, alla fine la porta... Cioè, io il personaggio seduto qua l'ho fatto, lo stavo facendo. Ma chi sono? Un po'... L'Oteada. Che fine ha fatto poi quel disegno che è stato un po' soggetto di conversazione all'interno del Telegram? Dici questo? Allora, questa è la vecchia versione, poi io l'avevo cambiato. Poi io lo dovevo... No, aspetta, io avevo fatto questo era il primo di tutti. Poi cosa è successo? Io ho duplicato la tavola perché avevo paura di perdere il processo fatto, però non ero contenta del volto, quindi rifaccio il volto e dico, minchia, mi è venuto meglio, GG, bene. Dovevo fare degli altri implementi, però avevo paura di lavorare sulla stessa tavola, quindi volevo solo duplicarla di nuovo, ho cliccato elimina. È irreversibile, cioè non hai il destino. Sì, e Procreate te lo dice. Tra l'altro, mentre ti fa il caricamento dell'eliminazione, ti scrive: questa azione è irreversibile, te lo dice pure. E io sono rimasta così. Poi è partita è partita una bestemmia. Ho detto va bene, lo rifaccio. Non sono andata più avanti di questo, mi sono rotta i coglioni. Ho detto vaffanculo a Lucifero, faccio dell'altro. E ho fatto dell'altro. No, ti rompe le palline, poverina. Fermi tutti. Abbiamo Toffi che ha sentenziato. E da ufficialmente è meo. Blap. Niente, facciamo finta che abbia un senso, va bene così, perché non ce la faccio. Smettila di leccarti i Toffi perché poi mi tocca prenderti la lingua. Non aprire gli occhietti. Mi chiedo scusa per l'inquadratura. Nessun problema. Chiedo scusa. È solo un pene. No, non c'è un pene. Adesso spunta Mattias. È un sesso. È spuntato, ma non l'ha scritto sesso Mattias? Sì, sì, l'ha scritto. Ah, ok. Mi stavo preoccupando. Ho detto cazzo, c'ha la febbre. Vado a prendere un bicchiere d'acqua. Ma me lo prendi anche a me l'acqua? Ne prendo uno molto grande. Ok. Una molecola enorme di acqua, quindi. Certo. Io sto morendo dietro i meme, perché adesso in America specialmente c'è il trend di questa borraccia bicchiere enorme. No, quello da 2 litri. Io... Sì. Sì, no, cioè, allora al lavoro da me ce l'hanno tutti. Ok, io muoio perché ci sono i padri che prendono per il culo, non so, i figli con la bottiglia per ricaricare il distributore d'ufficio, ti mettono la maniglia e fanno i TikTok per un po' più di... È bellissimo. Sì, lo so che è narcisismo puro, però va bene, fa lo stesso, mi fa ridere. Se fa ridere va bene. No, cosa è successo? Mignolo. Cosa è successo? Perché? Avevi senso una volta. Mamma che fatica! Ma io perché decido di includere le mani nel disegno? Non le ho volute mettere in tasca. Tra l'altro non è che ne hai fatta una, le hai volute fare tutte e due come me. Vero? Cioè, proprio impavide. Due mani. Oh. Che comunque a me piace molto di più disegnare le mani degli uomini che delle donne, sono più artistiche. Ma d'altronde, quando si scolpivano, sono salsicce. Sono delle luganeghe. Vuoi l'acqua, Toffi? Allora, ieri guarda, guarda, D&D, come tutti i lunedì. Tieni, guarda, c'è un bicchiere. Tieni. Siamo arrivati nell'underdark. Beviti l'acqua. Ok. Tieni l'acqua. E poi abbiamo, insomma, dovuto trovare un modo per arrangiare, arrangiandoci anche con quello che si può trovare, e abbiamo incontrato questa specie di sorgente sotterranea con dei pesci che mi hanno detto essere di un certo tipo che non sapevo cosa fosse finché non l'ho cercato, e quando l'ho cercato mi sono pentita perché alla fine è una specie di sanguisuga lunga, e quindi sto scegliendo se far morire il mio personaggio di fame o succedere. Okay, cerco il nome, se lo trovo. Toffi ha trovato, le ho dato un bicchiere. Io so, cavolo, ho cercato ieri. Ah, lamprede. Ah, le lamprede, certo, sono quelle là che sono tipo delle specie di sanguisughe. Non le posso guardare. Marco, io penso che il mio personaggio morirà di fame. Nell'Underdark ti devi abituare a queste cose. Dici? Che stupido. No, è appoggiata. Allora, la zampa è appoggiata sul bicchiere, la sua testa è appoggiata sulla zampa che è appoggiata sul bicchiere. Ma io cosa avevo pensato per l'anulare qua? Cosa sta succedendo? Scusate un attimo di concentrazione. No, no. Gli ho fatto le mani un po' troppo salsicciose per essere esile. Cioè, gli ho fatto le mani da corpo 4. Che faccio? Lascio? Sono 100 grammi, signora! Altro? Cioè, rimani da taglialegna, non da studioso. Questo è un problema. È un problema? No. Scegli tu, io me la accollo comunque. A te va bene, ma il corpo 4 va bene. Cioè. Io non ho mai nulla in contrario contro il corpo 4. Ah, sono solo le mani. Va bene lo stesso. Okay. Per quanto mi riguarda va bene lo stesso. No. Cioè, se vuoi posso fare un'analisi incrociata al volo con altri soggetti e dirti. Speriamo di riuscire a me. Però. Vabbè. Come ti sta sembrando questa campagna di Nexus? Allora, a me piace sempre vedere quando si porta un po' di investigativo. Ok. Quindi, no? Non riuscirei a giocarlo perché sono troppo tonta, però... Ho visto che hai messo molte cose in ballo, quindi vorrei vedere un po' come si sviluppa, perché per ora è stato un ritrovarsi nelle situazioni, un rincorrere situazioni, quindi sto aspettando quel momento. È più un thriller per ora. Cliccano e dicono ok, dobbiamo fare questa cosa perché sicuramente è così. Ok, anche se i player comunque... si dimenticano alcuni dettagli sotto. Io non ti sento. Gialli. E fa morire, perché io ho guardato la live, che i ragazzi mi hanno detto no, no, ma noi, tu non l'hai detto che quando c'è stato... Allora, tu l'hai visto il secondo episodio? Oh, sono arrivata alla metà a riguardarlo. Ok. Non ho visto il finale del secondo episodio, diciamo questo. Ok, però... Mancano gli ultimi 30 minuti. Della live intera. Ok, quindi hai visto la fine della megera. Mm-hmm. Ok. Quando è stato assorbito tutto all'interno della lama? Spoiler. Spoiler alert. Quando è stato assorbito tutto all'interno della lama, io ho detto che sono rimaste tre cose. Ho detto che c'era il divano. Ho detto che c'era... Anzi, per primo sono partito dalla mappa di Daggerford. Poi ho detto che c'era il divano e poi il cofanetto. Si sono dimenticati della mappa. Io ti giuro, io non l'ho sentito di niente. C'era quello che faceva bello e marcio come lo volevo io. L'altro faceva, raga, io ho due salami, lo apriamo lo scrigno. Io non stavo capendo un cazzo. Uno che si lagnava, quello che era Enzo Miccio, l'altro che era Walker Texas Ranger e sparava a qualsiasi cosa che muoveva i piedi. Io non ce la facevo più. Immagino dopo a fine episodio una telecamera che andava verso la mappa, che tipo rientra nella casa, c'è a terra lo scheletro della megera, poi c'è lo scrigno aperto tipo buttato a terra, il divanetto tutto distrutto, anche questo buttato a terra, e poi c'è questo quadro sul muro abbandonato alla telecamera che piano piano si avvicina e qualcuno che lo porta via. No, io avendo perso il finale, no? Entro sul gruppo Telegram e vedo tutti i meme sul divano. E ho pensato, ma che cazzo è successo? No? Sono andata a rivedere, no? E mi sono ritrovata questo segmento di giocata in cui il divano è veramente diventato protagonista. Sì. Abbiamo vissuto per il divano. Sì, assolutamente. Sono ancora un po' sotto shock in realtà. Ma perché sei disfatto, mi dispiace. Sì, ma dispiace solo a te perché mi pare che... A me non me ne frega un cazzo di quel divano. A Dagnil tipo si è buttata a terra. No, il mio divano. Oh, e ci sono cose importantissime per un uomo, per lui, divano. No. Beh, perché devo disegnare le gambe che tanto poi non le coloro, quindi no. Guarda, gambe, corpo 3,5, va bene lo stesso, lascio. Certo. Stai chiedendo una cosa del genere a una donna eterosessuale, che cazzo ti aspetti che io risponda? Ah, non lo so, sono tutti in fetici per, come si chiama, quello che ti vuole ciucciare il sangue, dai. No, a me Assario non mi piace. Io l'ho parcheggiato al campo. Io pure. Un'ora di gioco. Ho detto scusa, ma io ho il mio maschio alfa. Sì, noi dopo 10 minuti tipo retromarcia col furgone. Tu te ne stai qua. Sì, a parte che io gioco con personaggi furtivi, quindi un pochino... Cioè, a patto che non lo faccio multiclassare in un'altra direzione, non mi serve granché, no? Io tante volte che facevo una scelta che per me era sensata, lui disapprovava. Ma perché te la devi giocare cattiva con lui? Io non sopporto un cazzo, poi è una prima donna. Santo Dio. Allora, io adesso devo finire il gioco, poi devo ricominciarlo come Chirico di Selune e fare la romance con Shadowheart, però tenendola cattiva. È quello che stavo facendo io. Beh, bisogna esplorare un po' tutte le strade. Io l'ho esplorata tutta, però va bene così. Bitch. No, io la mia omosessualità è soltanto per cuore oscuro. Non ce la faccio. Di tutti i personaggi, per me la mia dolce metà è solo cuore oscuro, basta. Com'è quella monster? Ah, la pineapple, sa di rancido, gusto gastrico. Buona. Buonissimo. Madonna. Caramelle finte, non so come spiegare. Allora, se dicevi sa di merda. ancora una chance via Davide, dici? Sì, quasi quasi sì. E devo fare i capelli, è un problema. Quindi fisserò lo schermo. Continuo a fissare lo schermo. Toffi ha un elastico. A me Toffi mi ha fregato durante la notte, che non sapevo dove fosse. Il mostro sotto al letto. Perché lei ogni tanto, cioè da quando gli abbiamo messo il body, dorme sotto il letto ogni tanto. Perché è offesa. non vuole dormire con noi. E ora che si è levato il body, piano piano sta ricominciando a dormire con noi. Per fatto morire, perché non la trovavo, non la sentivo, e allora ho preso uno dei suoi giocattoli, l'ho smosso perché aveva la campanellina, e nel buio ho sentito solo due zampine che facevo siu! Hanno preso il giocattolo ed è scomparso nell'ombra. Fatto bene. Quello era il suo giocattolo. Come cazzo di... Allora, a me è successo che finalmente dopo 7 anni si sono scaricate le pile di un cazzo di sorcio che fa una campanella così quando la muovi. Solo che adesso è inquietante perché sento cioè è scarico ma non del tutto, quindi fa un... Oh, no! No! Sono andata in bagno tipo, devo averlo urtato col piede di striscio, ho detto ti giuro, mi sembrava che ho toccato un demone, non ho idea. Stai secondo quel suono cupo che non si è abituato a sentire. Mamma mia. Quindi che giochino è? Scrivimi, no? Si può vedere? È quelli là che hanno il bastone legato tipo al pesciolino, alla pallina, che tu li muovi con l'accetto. È perfetto quella là. Il problema è che lei l'ha rotta, quindi si è masticata la cordicella e l'ha spezzata in due pezzi. E il suo giocattolo preferito è quello che era attaccato all'estremità, quello che sta portando Marco. Il Toti. Mio pesciolino azzurro, ok. Pesciolino, Toti. 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 Toti il pesciolino. Totina. Io mangio il filo della cuffia perché è più buono. È già diventato Toffi, è già cambiato nome. Sì, sì, sì. Vabbè, ma abbiamo passato Toffi, Toffini, Fini, Toti, merda, puttana, ma malefica, malefica per ora, o perfida. Esatto, non si usa così il giochino. Satana. Comunque no, ne ha di soprannomi. Cioè Satana solitamente a tutti gli animali che ho, partendo dal coniglio. Sono tutte dimostrazioni d'amore, tra l'altro. Cioè. Sì. Cioè Satana è iniziato ad essere il mio coniglio. Si chiamava Judy, per mia mamma è Ninni o Giudini. Per me è Satana, bestia. Molto bene. Criminale. Solo amore per tutti. No, 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 questo è il coniglio di mia madre. Satana. Okay. Lei è villana, perfida, malefica, disgraziata, cosa inutile. Scendi. Molla. Cosa sono questi fagioli? I fagioli. Devo fare l'altro occhio. Come si fa l'altro occhio? Merda, voglio. Porco giù. Io devo fare i capelli. No, stasera sono crisi. Sì, no, cioè Marco ci ha messo qua solo perché gode nel vederci. Ovviamente. Che sta a fa? No, mi si era incastrato uno dei lacci dei pantaloni nella rotella della sedia. Non te lo mangiare! Vomito! Ci sono, ci sono. Fai schifo al cazzo. Il gatto. Sempre il gatto. Ecco. Cammina così? È partito. Oh mio Dio. Eh no, perché è sbagliato di qua. Oh signore. No, perché poi spinge la bocca. Oh signore. Non ho idea. Andiamo. A membro di canide. Si va. Let's go! Io già tipo l'altra mattina voglio disegnare, ho detto, faccio un po' di esercizio, no? Quindi l'ho preso, ho fatto una fan art per i fratelli intro. Yes. Non ricordo il cognome, scusami, di Opal e... Magister. Magister, ok. Allora, faccio una fan art dei gemelli Magister, gemelli fratelli. Bro. Ho detto, vabbè, è decente, dai, la condivido. Non l'avessi mai fatto. Pro memoria, non disegnare alle 7 del mattino quando hai sonno, condividendo quello che hai fatto. No, dai. Ma tu non l'hai visto perché non ho specchiato l'immagine. E si vede che non ho specchiato l'immagine perché c'è la testa di Jasper che è tipo crinata da un lato solo. E sto pensando che dovrei specchiare anche questa, però non c'ho voglia. Ho paura! Li teniamo storti, va benissimo. No dai, specchiamola così sto male. Ah, immagine. Rifletti quadro orizzontale. Che fine fatto? Pensavo peggio. Dai. Pensavo peggio. Ma l'hai rimosso l'artwork? Io? Non penso. Che non lo sto trovando. Ah no, ok, l'ho trovato, ok. C'è proprio la chat delle fanart. Ok, che no, appunto, sì, non lo trovavo tra i media. Scassapalle. Sì, effettivamente erano le 7:45, ok. Cioè, tu sei andato a controllare l'orario di pubblicazione per nel caso ti dicessi una fregnaccia, fammi capire. No, stavo vedendo così, mi fa tenere il dubbio quando è detto alle 7. Beh, rotto la piciolla, cioè, Toffi, Cristo. Scusate. No, va benissimo. Adesso... Allora, la seconda cosa... Il primo era non disegnare le mani ma metterle in tasca dei personaggi. La seconda è che erano tutti emo perché non potevo disegnare uguale il secondo occhio. Quello lo facevo! Colpevole, dici? Quello colpevole senza vergogna. Tutti PG emo. Ma perché te ne vedi bene perché dici no, è un po' di tendenza, quindi non ci sono problemi, no? Poi quando ho smesso di essere in tendenza è... ma sti cazzi! Anche perché ora va di moda più il sium, il ciuffetto come in questo momento l'hai fatto al nostro Arci. Ma è così perché... Perché sapevo... No, io sapevo fare solo quei capelli, va bene? Ed è già tanto che mi sono venuti fuori e va bene così, l'ho guardato e ho detto va bene lo stesso. Quelli là di cosa sono venuti molto bene? Quelli di Glass erano venuti molto bene, è vero. Anche quelli là di Danny. Ah, quelli di Billy. Ma erano legati ed erano lunghi, era diverso. Billy. Non glielo dite che è diventato Billy. No, io lo chiamerò per sempre Billy. Ma dove era uscito Billy nella prima sessione? Chi è che aveva detto Billy? Marco, sì, avevo scritto nel post di Instagram, non so perché ho scritto Billy. E da quello abbiamo iniziato a mandare le immagini tipo della libreria. Sì, sì, ma guarda ci sono, ho visto i meme. Sta coscia. Guarda, Satana. Mi ha fatto morire quando hanno messo tutti i personaggi e poi c'era SpongeBob, ho scritto Billy, Billy, quello era bellissimo. No, vabbè, avete le mematorini, sono fantastici. Siamo fortissimi. Anche se comunque siamo un po'... No, non si può dire, scusa. Ma ve lo dico dopo cosa siamo. Una delle scene comunque più divertenti nel mondo del gioco di ruolo che ci sono stati. Peccato che non c'era il gruppo Telegram, perché sono lì, i meme erano bellissimi. È stato quando abbiamo giocato a Passione della Spassione. Mamma mia. E c'era... Monkey che ha descritto lui che asciugava i capelli a un altro uomo, tutti e due senza maglietta, nella camera di un'altra persona. È una vera mia! Cosa più bella! Cioè, era iniziato con ma che ci facevi nella mia camera? Perché lui si era... ho trovato una roba, nella tua... ma tu che ci facevi nella mia camera? Era con un altro uomo. E che ci stai facendo l'altro? Ci asciugavamo i capelli. In quel momento era diventata una storia ancora più emozionante. Ma stai cadendo! È stato interessante quella sessione. Io passo della Spassionessa veramente, ho riso come uno scemo. Cioè, secondo me, da certi punti di vista, nonostante sia un Powered by Apocalypse che non mi fa impazzire come sistema di gioco, cioè, mi ha fatto pisciare da ridere, cioè non... Io non ce la facevo più, a un certo punto mi faceva male lo stomaco talmente stavo arrivando. No, era ingiocabile. Perché anche nei video editato c'erano più bloopers. sì, c'erano. Ma perché è un bloopers ambulante quel gioco? Cioè, ormai da quel momento io ho deciso di... Alcune parti in meta ho deciso di metterle all'interno degli episodi editati perché sono bellissimi. È come... Ora nell'episodio 2 ho commesso la parte di quando parlano del divano, che c'è Opal che è tutta triste, e loro che parlano del divano che gli fanno sediti sul divano e sembra tipo un boomer che cerca di prendersi cura della mental di un'altra persona. Vai a fare calcio che ti passa. Sì, sì, sì. Siediti sul divano, prendi una boccata d'aria e ti passano tutte cose. Come risolverebbe un boomer tutti i problemi di una persona? Vabbè, niente, hai ucciso una persona, niente, ora siediti sul divano ed è tutto a posto. Prendi un po' d'aria, un bicchiere d'acqua. Questa è colpa del cellulare, vedi, è sempre colpa del cellulare. Quando c'ero io e i cellulari non c'erano. Che c'erano sti problemi. E poi sono i primi a non saperli utilizzare. Sì, sì, che poi gli sponda l'aggiornamento WhatsApp succede un casino. Sì, sì, sì. Sono loro i primi che si prendono poi i peggio veleni al fegato per le cose che succedono a un telefono. Non so cosa sto facendo, scusatemi. Vorrei quello da una vita. Cosa faccio però sapere disegnare così, quindi... Mi ricordo che c'erano delle dita qua nello sketch, sicuramente l'ho un po' cancellato. Vabbè, sono state assorbite dai capelli. Che bello quando devi disegnare le dita tra i capelli. Dici, che c'è qua dentro? Ciao Maonar, allora ciao. Che software usate? Sono due software diversi. Procreate? Sì, e per me è Photoshop. 100 grammi signora, che fa? Lascio. Sì, infatti, adesso la testa è inclinata in effetti, mi tocca ribaltare di nuovo l'immagine. Oh no, sono pronta. I'm not ready for this. Andiamo a vedere come è uscito. Come mai non hai mai utilizzato Clip Studio Paint? A me fa cagare. L'ho utilizzato. Però siccome mi capita spesso di dover unire i disegni e proprio ai lavori di grafica, di editing, mi trovo più a mio agio con Photoshop, okay, che utilizzo da un po' e quindi un po', cioè, lo conosco, sono più familiare con i passaggi da fare. Ma siccome io quindi so... un po' per pigrizia in realtà. Io so che Ren è un po' come me e quindi lei sa che già questa domanda Marco gliel'ha fatta e sa pure che ha risposto allo stesso identico modo. No? Che domanda? Non mi ricordo. L'aveva fatta, ma non mi ricordo cos'è che stavamo disegnando, penso che ora mi è arrivata a chiedere troppo, ma aveva fatto questa domanda, che proprio perché non utilizzi Studio Paint, e tu gli avevi risposto allo stesso identico modo, dato che per lavoro unisco anche la grafica, mi conviene farlo direttamente su Photoshop. No, non mi ricordavo di averglielo chiesto. Nemmeno io, quindi... Sì, era nel periodo in cui tu stavi disegnando le robe per un gioco da tavola. Ok. Comunque capello alla Nathan Never a destra. Non so chi è Nathan Never, scusate. Aspetta, chi è Nathan Never? Non mi fate googlare che devo distaccarmi dal foglio. Sì, no, vabbè, ci penso io, faccio io, non ti preoccupare. Sì, fai tu, ma io non vedo, quindi devo farlo per forza lo stesso. Ah, un personaggio della Marvel, ok, ok, ok. No, non è della Marvel, aspetta. È un personaggio dei fumetti. Ah, della Bonelli, ok. Che ho detto Marvel, non lo so. Comunque della Bonelli, ok. Lo sai che non lo conoscevo. Neanch'io. Okay. Beh, io sono Bonelli, un po' ignorante in fumetti. Boomer, scusate. No, no, ma che, ma figurati. Ma io che ci avevo disegnato qua sotto, perché c'ho la testa in questo? Perché è staccata così? Perché non sta funzionando? Oh no. Che succede qua? Che è successo, Ren? Che non quadra più niente. Manca a mese. Ok. Devo semplificare i capelli, allora partono da qua, perché la riga è laterale. Quindi questo va qua, questo va qua, questo va lì. Però... Sì, c'è comunque il capellino, sì, appunto qua. In realtà non è vero, Nathan li ha più a spazza, non ci ho fatto. Vabbè, ma anche lo stile di disegno, cioè... È un po' Bonelli, effettivamente, comunque. Comunque, guardando un po' i disegni... Bonelli, effettivamente, qualcosa mi ricorda Ren. Alcuni disegni. Quelli più nuovi, mettiamo così. Cioè, la line art è molto somigliante, ovviamente. Parliamo di due stili nettamente diversi. Ma perché se ti ho dato il tuo bicchiere devi bere dal mio? Bevi dal tuo. E che cazzo? A diretta po' Sanremo. Ma uno che deve fa? Che io aspetta, non lo so, aspettate ragazzi che vi dico. Ah, Oxy che ha fatto Oxy, la mia squadra Oxy, era... No, mi era un attimo, mi è sembrato che era, siccome in questo momento sto usando sempre OBS, ma mi dà proprio, quando utilizzo le stream mi dà proprio il login delle vostre immagini, non mi dà i nomi colorati diversamente. Per un attimo hai un'immagine molto simile a Maunar e quindi per un attimo ho detto aspetta, non ho capito questo cambio repentino. Ma uno che deve fare? Cos'è il gatto? È un gatto il gatto. Rompe i coglioni, fa le cose che fanno i gatti, tipo rubarmi l'acqua con tutto ciò che gli ho dato alla sua. No, lui non ha detto cosa, ha detto cos'è. Ah, cos'è? È un misto tra un demone in bottiglia e una gran puttana. È vero. Marco, ricordi quella volta che ti ho detto che a volte le cose funzionano e non sai perché funzionano, ma se funzionano devi più toccarle? Ok. Ok, i capelli. Ok. Basta. Non voglio più sapere nulla. Hai fatto benissimo. No, ma improvvisamente ha preso vita il personaggio. Sì, sì. Da Ren, improvvisamente, così, colpo di scena. Dici. Sì, appena tolto il bozzetto ha preso vita. Dov'è il bozzetto qua? Dov'è il bozzetto? Ok, guardate 3 secondi senza sketch, poi le tolgo, rimetto, via, basta. Fine. Avete perso l'occasione, sì, non si vedrà mai più. Se l'avete salvato bene, se l'avete salvato basta. Ah, cos'era meglio o Sanremo o il gatto? Ovviamente il gatto. Ah, il gatto. Ma io lo voglio fare, io voglio... Cioè, fare una diretta dove si vede solo il gatto. Ma io gli ho detto a Marco. Così l'algoritmo dice: ah, quindi non fai più gioco di ruolo, eh? Si crea un canale a parte apposta. Streamiamo solo il gatto e rimaniamo in chat a fare compagnia alle persone commentando quanto sia bello sto gatto, perché effettivamente è bello. Cioè, cosa vuoi fare? Hai stato finito che sei bella. No, no, ma lei è bella. Il problema... Guarda, 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 Mefistofele. Io non sto ponendo nessuna resistenza. Mefistofele è un altro dei nomi. Incazzati con... No, no, incazzati con la coda tua. Guarda, guarda, è brutta, brutta coda monella. Incazzati con quello. No, io comunque sono sempre... Cioè, non ho mai guardato Sanremo, quindi a me va bene così. Giochino? Io mi dimentico anche che c'è Sanremo quando c'è Sanremo. E in realtà... Non fai a dimenticarti che ci sia Sanremo, cioè è ovunque Sanremo. Sì, me lo ricordo il giorno in cui lo fanno, perché in pratica poi ne parlano tutti. Ecco. 1000 dirette TikTok, 1000 dirette su commenti. Skyrim, sì. Certo. Il messaggero. C'è sto tizio che esce dal nulla, che ti rintraccia ovunque tu sia, anche se stai camminando per i monti, ti dice una lettera per te, no? Sanremo è uguale. Tu hai una persona che ti raggiunge dal nulla, che non te ne frega niente, arriva e dice c'è Sanremo. Hai presente tutti i soldi che dai durante il tuo anno per pagare la bolletta della Rai? Ecco, questo è proprio l'evento nella quale spendiamo tutti i tuoi soldi. Ma io non lo guardo, non importa. Non ho mai guardato in vita mia, non me frega un cazzo. Vuoi assolutamente guardare Sanremo? Soprattutto è diretto ormai per la... Cioè, una volta era per le persone di una cinquantina d'anni. Poi negli ultimi 10 anni si è rivolto di più al pubblico sempre più giovane. Cioè, in realtà non giovanissimo, ma il suo target penso sia 30 anni. Penso che il suo target, non lo so. Come Harry Potter. Però mi viene da pensare che sia quello. Io penso che sia fatto anch'io per i millennial. Anche perché la Gen Z è troppo impegnata a cercare di sopravvivere, cambiare paese. Sì, 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 sì. E a vedersi come le loro rivolte vengono annullate mentre se lo fanno i cinquantenni con i carri e tutto a posto. Ovviamente non stiamo scherzando, ragazzi. No, io no. No, è arrivato quel momento. No, 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 no. Non faremo politica oggi. Caccia al buco. Cacciabugo. No. Hai messo il colore ed è andato ovunque. Caccia al buco. Che ha fatto? Ha messo il colore ed è andato ovunque. Allora, no. Allora cerchiamo il buco, cerchiamo il bastardo. Paghi tutti quei soldi e manco lo guardi, che peccato. Sì. Non lo guardo, non me ne fotte proprio niente di Sanremo. Per me proprio non... Ma la cosa importante è che Piero Perù non darà borsetta. Io sono rimasto tutti quanti wow, troppo figo, incredibile. Per me tipo quando ho visto il figlio dei Savoia, che non mi ricordo come si chiama, Filippo, boh, non mi ricordo. No, capito, sì. C'è il principe, comunque quello si fa chiamare principe, ma di principe ormai non ha più un cazzo. Uscite il nome in chat, non mi ricordo. Emanuele Filiberto, sì, tutti incredibili colpi di scena, fa perché... E io invece il mio commento è stato perché sto coglione in TV? Perché è un coglione e la TV se la accolla. La sua fortuna è che anche lui, che purtroppo da lui è finita la... L'esilio, quindi... No, ma suppare. Ce lo dobbiamo beccare. Che esseri simpatici che siamo io e Marco. Sono fiera di noi. Sì, anche se sua figlia sta diventando un influencer. E a me me ne frega un cazzo. La figlia di Emanuele Filiberto. Fa morire perché nei commenti ci sono alcune persone che dicono perché lei non è la nostra regina? Tipo, what the fuck? Io... Vabbè, i Gen Z ancora non l'hanno studiata la storia per bene, scherzando. Cioè. Poverini, ancora sono giovani. Che stai facendo? Ti sei collegata sull'iPad. Non sapevo un cazzo della storia reale, non quella che era scritta sui libri. Sei caricata sull'iPad? A gatto? Sì, sta selezionando i colori, sta facendo cose, io non posso fare niente qua. Lei ha deciso. Ti levi dal cazzo. No, cosa ho fatto? L'ho schiacciato. Basta? Finito? Eh sì, si è ricordata che ha un lavoro. Chiappa di pesciolino, andatevene a ninna tutti e due. Chiappa di pesciolino, è buona. Levatevi dal cazzo tutti e due. Quindi io adesso lo devo pure colorare, Arci. Cioè. Nessuno ti costringe. Gli italiani si venderebbero per due nocelle al primo che passa. Oddio. Oddio. Vorrei evitare il momento politica, quindi risponderò con potrebbe. Maria, sai come è plausibile. Vuoi sapere diciamo come faccio io a evitare il momento politico? Ho capito, perfetto. Questo silenzio ha decretato il modo. Vabbè, giustamente. Ma molto spesso le quattro chiacchiere su arte vanno a finire spesso poi in tematiche più... No, non è vero. Ci dissociamo ovviamente, ma io ho deciso nella mia vita, l'unico argomento che farò di politica e poi incentrerà un cazzo, che ogni giorno me la prenderò con qualcuno, un giorno me la prenderò con Dio, un giorno con i comunisti. Ah vabbè, ma questo così pescherò tipo un soggetto specifico dal barattolo degli insulti e quel giorno insulterò quello tutta la giornata. Un pelino la gamma di Toffi, la gamma. Che fine mi ha fatto la selezione del colore? Mi è sparita una finestra. Eccola qua. Ok, scusate. Però era scusarti. Questa è tua, Toffi. Facciamo la parte che Alba piace di più. Cioè, la macchia di colore a cazzo, un dito al personaggio. Dillo, Alba, che è la tua parte preferita questa. Certo. E poi finisco sempre per fare i personaggi desaturati e lo sfondo super saturo, non ho mai capito sta cosa. È un sacco sonno improvvisamente questo gatto. Vabbè, ma c'ha ragione, scusami, cioè state invadendo casa sua, fare le cose vostre. Cioè, che devo fare? Devo essere pure felice? C'è sonno. Che cazzo, dillo. Comunque, Alessandra Amoroso al festival. Comunque quest'anno ancora devo capire come si paga il canone. Se non mi ricordo, non mi informerò. Saresti un'ottima persona anziana. È solo che è una tassa sul televisore di casa. E con un 55 pollice non puoi dirgli che non ho il televisore. Tu lo devi spostare momentaneamente. Ma anche se non hai un televisore, cioè anche se tu hai un dispositivo mobile, un computer, cioè non ha senso per me. Sì, perché ad esempio noi Oxy la televisione non ce l'avevamo nella vecchia casa. Però c'era l'attacco dell'antenna. Però se c'è l'attacco dell'antenna, per loro tu sei in grado, volendo, di usufruire a questo servizio, non solo. Poi hai uno smartphone e allora puoi vederti i replay. Lo fai. Sicuro, 100%. Certo, io la mattina mi sveglio e faccio accanto di RaiPlay. Me ne voglio fare un altro. Certo, io voglio vedermi... come si chiamava? Un medico in famiglia, voglio passarmi la vita. No. Un posto al sole. Certo, che vado quello con l'animaletto tutto rosa che mangiava... le... Lady Oscar. No, Tommy Oscar. Tommy Oscar. Lady Oscar era una tizia. Tommy Oscar. Tommy Oscar la mattina quando faccio colazione. Che brutto che era quel cartone. Non offendere Tommy Oscar. Poi Monster Allergy. Non mi ricordo se era italiano. Quello era molto bello. Però non mi ricordo se era italiano. No, non lo so se era italiano o americano. Che disegni erano veramente fighi. Non so se tu ne hai mai visti, Ren. No. Monster Allergy. Aspetta che mi ero un attimo isolata mentalmente. Monster Allergy. Sì. Ti ho rotto il gatto, Marco. Ma io nel 2005 ero già un'adulta. Una giovane adulta. Già aveva la 24 ore. No, i disegni li ho visti, però no, non ho seguito la serie. I disegni erano bellissimi. A me mi avevano colpito un sacco. Io non sapevo che esistesse una... cioè che esisteva una serie su... cioè un cartone animato. Io una volta ero andato in edicola, ho visto questa cosa di Monster Allergy, mi sono dovuto comprare i fumetti. E poi ho scoperto che c'era il cartone animato. Ah, poi qua appunto sono italiani, è una donna che non ricordo il nome. Sono ispirati a disegni, agli avatar dei gorilla. Sì, sì. Ah, è stato comprato nel 2006 da Walt Disney Italia. Ok. Ah. In realtà sembrano tutti uomini i disegnatori. Allora, qua vedo solo i doppiatori. Il character design è Denis Agostinelli. In teoria. Tutto quel momento. Targugli sto torno. Mi dispiace, ragazzi. Quello in cui fingo di capire i volumi e le proporzioni o l'andamento della luce. Allora, qua ci sono... il disegnatore è Barbara Canepa, ok? Gli autori sono Barbara Canepa, Alessandro Barbucci e Francesco Artibani. Aspetta, questo è il culo. Ok, picciotti, io non posso lavorare, la situazione è questa. Non la volete vedere meglio? La situazione è questa. Proprio una via straiata, bella tranquilla. Tipo togliete al cazzo. Per favore. No, non è Rene il cazzo, è il cazzo. Sei tu che sei in mezzo. Toffi. Satana. Mamma, stai usando il mio letto. Il mio letto luminoso. Hai un letto di merda comunque per dormire. Il gatto ha blessato l'iPad, sì. Ma è lei che ha aperto le schermate e le cose. Oh, mamma, io devo lavorare. Oh, oddio, signori della giuria. Non so se... ho sentito l'audio... ho sentito un pling. Perché non... guarda, sì, anch'io ho sentito un audio di... dei beat. Non so perché non si sono visti. Aspetta che vado. Strano. In caso ringraziamo se qualcuno ci ha fatto dei beat. Però se può dircelo gentilmente, perché è stranissimo. Io ho sentito l'audio ma non l'ho visto. Io pure l'ho sentito l'audio, ma... Ed è messo tutto sopra, quindi in realtà è stranissimo che sia accaduta questa cosa. Ok. Se no aspetta, anche vado a vedere. Ma i capelli di Arci sono castani o sono rossi? Castani. Ok, pensavo che avendo avuto quell'apparizione nel primo episodio fossero rossi. No, 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 castano, castano chiaro. Cioè neanche castano tipo un biondo scuro, è che è castano chiaro. Nella concezione normale è castano chiaro, per i parrucchieri è biondo scuro. Per i parrucchieri io sono bionda scuro, scusate. Per i parrucchieri io sono biondo scuro, non sono castana. Ok. Castano chiaro. Parrucchieri base 8 si chiama. Versus biondo scuro. Senti, fallo come cazzo ti pare, prendi un bel marrone. Ah, perché a me sembrava un biondo chiaro con il ciuffo platino. Il ciuffo è bianco, proprio, sì. È bianco? È bianco. Come proprio i capelli bianchi. E allora sì, un 8. Base 8. Base 8. Che biondo chiaro. No, non è biondo, mi devi mordere? Per me cioè, è castano cioccolato, cioè non c'ho idea. Non ho capito. Scusate il gesto, mi sono accorta, mi è arrivato un messaggio su WhatsApp. Che c'ho salvato una persona con l'icona così, quindi viene da fare così. Vabbè. Succede dopo, superata una certa età. Cioè hai finito di mordermi. Guarda che bella, Toffi, 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 guarda c'è una coda. Mi ha impugnato e mi deve mordere. Niente, falla mordere. Falla sfogare. Ma anche abbiamo avuto fino adesso a disegnare i personaggi nelle live di arte. Che mi sono perso tra gli ospiti. Allora, abbiamo avuto Rocchisi, abbiamo avuto il Mollica. Okay. Ah, abbiamo avuto questo gatto che mi sta distruggendo. Aia! Scusami, ma le zampe... Sta usando pure le zampe dietro. Quando i gatti usano le zampe dietro fanno male. Quindi abbiamo avuto Idris, abbiamo avuto Rocchisi, abbiamo avuto Mollicone, abbiamo avuto te e ora non sappiamo più chi invitare. Quindi, signori artisti, e abbiamo finito con le live di alta. Alba se ne va a dormire, vaffanculo. Che no. Alba vuole andarsi a prendere la caramellina, banana e mango e melatonina. Vaffanculo a Sanremo, vaffanculo al canone Rai, vaffanculo a tutto. Allora, quindi mi toccherà finire l'arte e mettervela da parte. No, vabbè, no, ho capito che c'era lo spazio per equivocare, la mia pausa non era voluta. Sì, sì, sì. Nello stoppino. Diciamo che se riesco a finire la colorazione poi metto l'artwork all'interno del canale delle fan art, insomma. E qua ci dice, allora, Oxy ci scrive che ha fatto la disegnatrice di Monster Allergy, ha fatto Skydoll completamente. L'hai sentito? Ok, bellissimi gli artwork. Spettacolare il disegno. Ma di cosa? Andiamo. Skydoll. Bellissimo. Veramente figo. Non lo conosco, ma è veramente figo. A vedere. Mi piace un sacco il disegno, come è fatto. È troppo bello. Sei bugata di sonno, vattene a dormire, Toff. Poi... ha fatto Wings, no? Ah, ok, penso è corretto, non Wings, ma Witch. Ok. Ok, me lo ricordo, Witch. Sì. Ok, me lo ricordo, bello stile. Veramente figo. No, ma Skydoll mi piace un sacco come è fatto. Sono belle le espressioni, tanto belle le espressioni. Sì, i personaggi hanno un'espressività meravigliosa. Alba. Cosa? Espressività dei disegni di Skydoll. Oh. Sì, no, sono un sacco belli. A me piacciono un sacco le labbra, e i nasi, cioè i profili in generale come sono fatti. Sì, 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 sì. Proprio le labbra mi fanno sognare, sono troppo belle. Chi è che l'ha suggerito? Che io ti ringrazio per avermi dato un nuovo rabbito da esplorare questa notte. Oxy. Oxymandia. Grazie, Oxy. Io avevo una vita fino a 10 minuti fa. Comunque la cosa più pacchiana di Sanremo è la crociera dedicata con gli artisti rap. Completamente. Per me stai dicendo... stai parlando arabo. Non sapevo che ci fosse una crociera dedicata a Sanremo. L'anno scorso Salmo ha deciso di buttare 5.000 euro di microfono in acqua. È vero. In piscina con tutto il microfono. No, è che è stato sempre l'anno scorso che Fedez ci aveva fatto la canzone Dissing. Non mi ricordo. Non era sì. Sanremo. Sì, era Sanremo, era durante i sacchetti di Sanremo. Non mi ricordo però se era l'anno scorso o dell'anno durante il concerto del primo maggio, mi pare. Perché fanno un concerto il primo maggio? Ah, voglia! Censura. A Roma il concerto del primo maggio. No, era su una nave da crociera pure lui, era a bordo piscina, conduceva Amadeus, secondo me era Sanremo. Io do 100%. No, lì era successo che si era baciato con cosa? Con J-Ax. No, era la stessa sera. Con Rosa Chemical, ed era la stessa sera, quindi era Sanremo, no? Non mi ricordo se era successa la stessa sera, era successo un casino, un putiferio. Era la stessa sera allora. Comunque il gatto nella cam, nella Toffi cam è in petto a Cristo. Sì, sì. Ma manca una vita, cioè. È tipo già badeato in questo momento il gatto. Con questa coda stupidissima. Comunque la cosa... sì, allora lì potrei buttarci una bomba. No, ma io ripeto, per me, cioè, e poi capito, io cerco, cioè io piango per cercare di capire come risolvere i problemi dei microfoni, e quello si lancia in piscina con 5.000 euro di microfono. Sì, tra l'altro, beh, insomma, c'è stata un po' di polemica dal mondo rap, dalla scena così, alla fine ha esordito portando Sanremo un po' per sfottò un brano che è Russell Crowe, che ha... nelle sue barre una frase che dice proprio che Sanremo non ci avrebbe mai cantato. No. Salmo fa parlare di sé, insomma. Ma io proprio zero. Ma tanto i Ferragnez. Cioè, zero. Sanremo, cioè... la scena rap di Sanremo, la scena rap in generale. No, proprio Sanremo in generale. No, proprio la scena rap, vabbè, l'ho seguita sempre pochissimo, quindi... Don't like it. Cioè, io in generale con la musica, soprattutto italiano, abbastanza fuori. Io ho seguito molto la musica. Beh, io ero metallaro quando ero piccino, quindi sono... Ora invece va in giro a cantare le canzoni di School Musical. Sì, ora canto le canzoni di School Musical. Ma tanto i Ferragnez stanno affondando ormai dopo le gaffe della beneficenza finta. Vabbè, questa gente non... Abbiamo le gaffe. Sì. Abbiamo le gaffe, ma secondo me in quel periodo c'erano dei problemi lievemente peggiori al Pandoro. No, non è per male. Io non voglio giustificare nessuno perché gli errori sono errori, si può rimediare, però c'è gente che per quanto mi riguarda ha fatto di peggio. La politica italiana, nel senso, cioè, ne approfitta di queste cose. Assolutamente. Specchietto l'hanno fatto... Ah, voglia, cioè, ancora oggi forse, se guardo il telegiornale, forse ancora oggi parlano di quella roba, quindi... Poi ormai c'è Sanremo, quindi o fanno succedere qualcosa a Sanremo così ne parlano per almeno un altro mese. Ma penso che qualche... insomma, qualcosa di trash abbiano già... Sì, l'abbiamo già organizzata, tipo i due che hanno fatto finta di che si volevano buttare, che era... palesemente fintissimo tutta quella scena. Ma ragazzi, se scrivete su Google scaletta Sanremo 2024 vi dice a ogni orario che cosa succede. Sai, però ci sono quei colpi di scena come i due tipi che hanno fatto finta che si volevano buttare dalle grate in alto, che poi era già palese sul momento, ma poi è uscito fuori che era una scenetta già fatta, già preparata bella e buona. Ma parliamo di un'edizione non recente, comunque. Cos'era? 4 anni fa, forse? Boh. O quella prima del... più. Forse prima del Covid, proprio l'anno prima del Covid, forse. Io non ho la più pallida idea. E comunque c'erano i due tipi che dicevano che non ce la facevano arrivare a fine mese, bla bla bla. In caso non ce la facevano in quel periodo, ora cosa stanno facendo? Cioè, istruttori di volo. Vabbè, ma era fintissimo, già si vedeva da un chilometro. Alba guarda, Alba guarda. Guardo. Una mano ha fatto bene. Niente, mi piace, non mi riverrà mai più, guardatela. So che è storta, ma mi sta benissimo perché ha senso, sembra una mano e sembra che abbia una dimensionalità. Mi piace. A me pure. Quindi togliamo lo stacchetto flex, però ogni tanto ci sta, ragazzi. Se mi viene bene una mano va flexato assolutamente. Sì, sì, prendo e porta a casa. Anche se secondo me la miglior mano è quella sopra. Quella mi piace un sacco, tutto il polso. Quella che sta nascondendo l'orecchio che non voglio mostrare. Sì. In effetti. Che quella secondo me è bellissima come ti è venuta. Anche l'osso del polso. Io stavo guardando l'osso, mi piace un sacco l'osso. È il muscolo qua. La reference. Il volume del braccio mi piace un sacco. Mm. Bello sto corpo 4. No, I Ferragnez campano di visibilità e se prendono la fiducia dei fan per loro è finita. Dicevano in radio che ora stanno comprando un sacco di follower per compensare le perdite. In realtà penso che tutte queste notizie in radio siano completamente false. Perché non hanno bisogno di comprare. E quando si perde visibilità in realtà se guadagna il doppio. Un altro tipo. Cioè alla fine guarda che loro hanno dietro... delle cose, cioè hanno dietro dei team che si studiano tutto quello che è la loro visibilità, mettiamola così. No, più che altro che non hanno proprio bisogno essenziale di lavorare estremamente solo con i post di social, insomma sono pieni di aziende, hanno mani un po' ovunque, hanno più fonti, quindi non è che... Cioè la gente è convinta, basta, non fai più i post, allora non guadagni più. Allora, sapessi che impero hanno? Sì, sì, ma loro, ripeto... Basta un attimo far calmare le acque e poi si ritorna su fortissimo. I problemi sono ben altri per, diciamo, scomparire per questa cosa. Cioè loro hanno le spalle talmente grosse che poi dopo un po' la gente dimentica questa cosa. È come la questione dei me contro te, che è ok. Non sono la stessa cosa della Ferragni, perché la Ferragni ha un capitale... 10 volte quello loro. Io non lo so che cosa che avevano fatto. Però me contro te hanno fatto. Me contro te si parla di un pubblico molto più giovane, che i genitori non ti perdonano. Qualsiasi errore tu faccia nell'ambito dei bambini, i genitori te la fanno pagare fortissimo rispetto, per dire, un ambito di persone più grandi come la Ferragni. Eppure me contro te vanno a 3000. C'è stato quel mesetto in cui si sono silenziati. Si sono messi un attimo un po' più nascosti, hanno aspettato che un altro problema diventasse più grande del loro e poi sono tornati. La stessa cosa stanno facendo con la Ferragni e compagnia, soltanto che il nostro primo ministro si diverte di più a puntare il dito verso gli altri che a risolvere i nostri problemi. No, scusa, però non si deve parlare di politica in nessuna arte. Quindi per ora sì. Sembra molto più pesante di quello che è, ma tempo un mese, a meno che non fanno un'altra stronzata, finirà tutto a posto. Cioè questi hanno aziende dietro che gli proteggono l'immagine. Come si chiama quel signore anziano che sorride con il volto triste, quello che è diventato un meme? Quello che fa, quello che mi è rimasto un bel pugno di niente? No, quello con la tazzina in mano, dici? Sì, quello che è triste ma sorride triste. Sì, l'avevamo scritto anche sul gruppo. Perché mi è venuta questa espressione qua che sembra il misto tra schifata, il cosa sto facendo perché esisto. No, in realtà no, è abbastanza serio. Vedo un po' di... Hide the Pain Harold, ecco. Adesso, ma... È quello là dell'anziano. Ah! È vero, gli somiglia. Miau. È perché volevo che la bocca fosse un pochino più trascinata per la piega che può prendere, no? Poi hai cambiato espressione, porca miseria. Come ho fatto a perdere espressione? Dove ho sbagliato? L'ho persa l'espressione. Quando è accaduto? Sì. Ma è stato un momento che l'ho cambiato e basta, adesso non c'è più. Ma la stronzata era prima le uova, poi Pandori, ora sono sotto indagine. Figurati. Ma senta quanto ce ne fotte. Per loro... Il problema te lo stai ponendo tu. Per loro una multa di 40.000 euro, di 100.000 euro è come una multa di 1.000 euro per noi. Sì, ti pesa. Ma va bene. Alla fine ce la fai. Ci arrivi al mese dopo. Quando hai un solo la Ferragni un capitale di 40 milioni di euro. Perché basta andare su Google, ragazzi, cioè, ovviamente devono essere dichiarati i loro capitali. Quindi quando hai un capitale di 40 milioni di euro penso che possono farti anche delle multe da 1 milione. Va bene. Non c'è nessun problema. Il danno di immagine a lungo termine sanno che è quello che devono riparare. Sì, ma basta pagare, basta uscire 1 milioncino a qualcuno e... Io mi offro volontaria. Cioè, Chiara, se ci stai sentendo. Ah, io ho un amico che lavora all'interno di un'azienda di produzione di... ma è di Rovazzi quella talent azienda. Creator, ma in generale, cioè di talent. Quindi si occupano dell'immagine delle persone. Cioè, lui mi raccontava che quando arrivi a un certo punto ti proibiscono di utilizzare i social. Cioè, sono loro che lo fanno. Punto. Cioè, ti dicono quello che devi fare, basta. Tu, ad esempio, Ren, non avresti più il tuo account, sarebbero loro a utilizzarlo. E loro prendono una per... E in pratica loro proprio si prendono la proprietà dei tuoi social, tu non puoi più utilizzarli e loro si occupano di fare il te all'interno dei social. Cioè loro prenderanno tipo il tuo social e loro saranno la nuova Renflow su Instagram. Ok, quindi quello che è già successo praticamente. Sì, soltanto che loro cercano di farti guadagnare qualcosa perché loro guadagnano nel tuo guadagno. E poi non è una bella fetta, eh? Si parla di 20%. Sono un po' distratta perché il mio gatto sta miagolando. Mamma? E puoi andare a vedere cosa è successo. No, ma penso che se mi agolio da aprirmi la finestra voglio osservare la soglia d'ingresso senza varcarla. Ok. Perché è un po' pesante come cosa. Ma io penso di essere un po' verso la fine, nel senso potrei andare verso la colorazione. Io sto... Non lo so che cosa non lo so che sto facendo nella mia vita. Ok. Oggi sono stanchina. Ultimamente stai marcando molto di più sui nasi. Sì. Mi piace questa cosa. Mi piacciono i nasi. Io quella gatta voglio la voglio smuncionare. Ma questa parte qua. È la parte che sta strabordando. Poi lei dorme fortissimo quando dorme. Quindi quando lo vediamo il personaggio di Rocchiti, cioè, lo sentiamo, lo vediamo, come funziona. Non c'è una data. Non c'è una data. Ci non so se rimanere in attesa. Allora, in teoria dovrà essere a breve. E sarà probabilmente quella che gli farò giocare a loro, una one shot barra bishot. Devo vedere su quanti episodi vengono, perché è una one shot lunga, mettiamola così, 4-5 ore. E, in base comunque a come se la giocano, cioè sarà una cosa molto tranquilla. In base a quello devo anche poi lavorarci su. Poi c'è anche qualcuno che si sta occupando di fare i PNG, che è il nostro Mollicone. Mollicone si occuperà di fare i PNG e quindi quando avrò poi non c'è data, non si sa, no. È tutto un po' in preparazione, comunque sembra che sta rodando anche bene. Sì, 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 i ragazzi me l'hanno già mandato tutti quanti in background, stanno discutendo su quando giocare. E poi lì vedrò, cioè lo monterò, diciamo, perdendo un po' più di tempo. Voglio stare un po' più tranquillo, nel senso voglio fare degli episodi lunghi, non voglio montarli come questi. E io gioisco perché mi rimetterei lì, ascolterei i propri podcast. No! Beh, guarda, ci sto provando a ignorarlo, ma... La porta è uguale come era 2 ore fa quando l'ho aperta. Ne sei assolutamente sicura? Sì, sto perdendo qualcosa. Madonna, il gatto l'hanno investito. Morto. C'ha anche un pochino di figli di cose qua. Che carino. Stupida. Allora, inizia a fare già il profilo Twitch Toffi. Che tanto è scritto. Cioè, non dovresti avere problemi di non so, infrangimento di copyright. Scritto così. No, no, no. Mia madre ha pensato tutto quando gli ho dato questo nome. Sì. Ok. E allora niente, il brand sia. Madonna, poi sta dormendo con la bocca aperta. Sì. Stupidissima. Ma russa? No, sì. Sbuffa certe volte. Però, cioè... Senti tipo... Cioè, respiro pesante, che è morto. Però sì, sta dormendo con la bocca aperta, fa un sacco ridere. E niente, Alba, a me dispiace perché Arci c'è proprio con l'esplosione lì del meme. Io ci ho provato, qualcosa è andato storto. No, dai, a me piace. Troppo, Harold, a me piace pure. A me piace un sacco. Harold. Quindi... Sì, Harold Hide the Pain. Hide the Pain, ok, è vero. Hide the Pain Harold, al contrario, ok. Mi dimentico di soffiare l'H. Questa roba qua che noi italiani facciamo veramente fatica a pronunciarla l'H. C'è ancora acqua o c'è infilato la testa dentro? No, il mio sono riuscito a salvarlo. Ho versato dell'acqua al suo, ma non l'ha voluta. Ragazzi di Twitch è viva, non vi preoccupate. Doveroso spiegato, cioè, mi sembra. Sicuramente qualcuno arriva e dice: ma è vivo quel gatto? Ho visto sì anche delle foto, delle video in realtà, di un gatto che dormiva contro una finestra. Il padrone aveva messo il foglietto scritto: il gatto è vivo, non bussate. Oh no, sta sognando. Ma fa una cosa Ana quando dorme. Magari sogna, si sveglia all'improvviso e fa mia ancora così, ci rimprovera, tipo dovevi esserci perché l'hai salvato le sogno, brutta stronza. E va. Poi magari a mezza sonnata si fa mangiare i crocchetti, ma stai ancora dormendo, ma aspetta. Sì, sì, è come Toffi che arriva con un occhio chiuso. Così parte per il cibo. Ma io mi sento rimproverato, cioè che ne so, questa è proprio si sveglia, mia. Tipo allarme, inizia la sua... Non so i tuoi, ma la nostra non sa mangiare, quindi... La nostra insacca i croccantini. Cioè lei spalanca la bocca e tutto tipo quello che entra. Uno scavatore, lei prende i croccantini. Sì, sì. È una ditta demolitrice dei crocchelli. Cioè noi più o meno troviamo la stessa quantità di crocchelli che sono all'interno della ciotola anche fuori, quindi... Ah, bene. Sì. Spreca un sacco di crocchelli. È incapace di mangiare. Appunto il cane è contento quando arriva. Oh, questi crocchelli. Ma non li mangia nessuno! Ecco qua, io sono a posto per stasera. Se volete vedere come procede questo disegno, come viene finalizzato, entrate nel Telegram e lì ve lo porto. Lì ve lo porto. Pulito, colorato. Forse no, chi lo sa. Ma a proposito, dici, posso pubblicarli poi su Instagram? Allora, quello dei fratelli dammi un attimo che ricontrollo come sono fidanzati. Ok. Però sì, non c'è nessun problema. Va bene, allora me ne vado a ninna pure io se lei ha finito. No, lo lascio così per stasera, vediamo se riesco a inquadrarlo un po' tutto, però... Io glielo mando allora, a Rock nel frattempo. Comunque visto il regalo durerà poco. Regali in dritti a meta. Non ho capito. Non ho capito. Non ho capito nemmeno io. Però ok. Va bene, andiamo a vedere chi fa il raidino tattico nucleare. No, sai cosa? Che sono nella fase che dovrei iniziare a colorarlo, poi so che mi assorbo, cioè ho voglia di finirlo, però poi probabilmente passeranno 2 o 3 ore prima che riesco a finirlo. Allora. Chi è rimasto in chat con noi? Oxy? Mettigli un timbro, ma qua, lo francobollo. Allora, questo io andrei da Amarantis. Che? Un timbro. Okay. Siamo andati spesso da Slayer, ogni tanto cambiamo. Ah, raga, i diritti del disegno a metà. Ah, a Meta, l'azienda di Facebook, Meta. Ah, Meta. Ah, vabbè. Cioè io l'ho capito perché senza occhiali non vedo un cazzo e quindi vado a sentimento. Allora, vediamo se funziona se faccio così. Dai anche un'occhiata qua su yo-yo. Solo yo-yo. C'è su yo-yo. Funzionato? No? No, non è partito. Allora lo faccio qua, ok. Andiamo da Amarantis Art, un'artista anche lei che porta disegni però... Come si dice? Handmade? A mano. A mano? Cioè il real, il tradizionale. Tradizionale. Marco Boy, dai, dai. È vero, è vero. Quindi vi ringraziamo tutti per essere stati qua, ringraziamo i ragazzi che ci hanno tenuto compagnia. Grazie. Ringraziamo tantissimo la nostra Ren per essere venuta qui come ospite. Approfitterei di questo momento per presentarti, presentati pure. Ok, velocissimo, ciao, io sono Ren, nella vita disegno, mappe, componenti per giochi da tavola. Se volete vedere cosa faccio, seguitemi su YouTube perché ho tutti i disegni e un po' parlo anche di quelli che sono i miei interessi, cioè sempre gioco di ruolo e arte. Trovate il link Renflower con questo comando che in realtà noi lo utilizziamo per D&D, ma lo possiamo anche utilizzare per questo tranquillamente. E andate a seguire anche gli altri artisti che ci hanno dato una mano nei nostri vari progetti. Ma soprattutto venite nel gruppo Telegram. Venite nel gruppo Telegram, lo linkiamo a godere dei meme e dei disegni. E della nostra compagnia ovviamente. Un gattino che si stiracchia. E detto questo, negli ultimi 10 secondi vi ricordiamo che giovedì, cioè dopodomani, c'è il secondo no, il terzo episodio della nostra campagna di D&D. Quindi vi ringraziamo tutti per essere stati qua e ci vediamo giovedì alle ore 21:30. Ciao! Ciao! Partite il raid fortissimo.